Buonasera a tutti. Abbiamo il numero legale, quindi possiamo incominciare la commissione. Questa commissione è convocata in seduta congiunta con la Commissione Mobilità, Infrastrutture e Lavori Pubblici ed è la prosecuzione della seduta di venerdì 22 maggio. Allora, l'argomento ovviamente è il progetto dell'ex caserma Mazzoni. Noi avevamo già ascoltato tutta una serie di interventi, ne mancavano due, mi sembra, al termine degli interventi, dopodiché apriamo il dibattito tra i consiglieri, che riguarderà in questo caso non solo i consiglieri comunali, ma anche i consiglieri dei due quartieri Savena e Santo Stefano, che sono stati convocati al completo tutti i consiglieri. Quindi se volete intervenire, basta che lo scrivete in chat e io vi faccio intervenire. Allora, l'ultimo intervento era quello di Claudio De Lucca di Legambiente. Adesso guardo se è presente, non ho guardato. Sì. Buonasera. Ah? In realtà appunto non ero presente alla prima seduta, comunque ringrazio per l'opportunità che mi è stata consentita oggi di inserire qualche Sì. contributo al Prego, confronto in prego. atto. Come rappresentante di un'associazione che ha nella salvaguardia e qualificazione dell'ambiente i propri fondamenti, cercherò di sottolineare alcuni aspetti che dovrebbero essere assunti alla base di questo intervento di trasformazione territoriale in un'ottica di piena sostenibilità ambientale. Alcuni aspetti che dovrebbero essere assunti alla base di questo intervento definito di valorizzazione, scusate, di un'area in parte Un dismessa. attimo, Claudio, scusa un attimo perché sento del rumore. Chiedo a tutti, per cortesia, visto che siamo in tanti, di spegnere tutte le telecamere e tutti i microfoni, così abbiamo una ricezione migliore. Ecco, perfetto. Prego. Riprendo allora come rappresentante di un'associazione che ha nella salvaguardia e qualificazione dell'ambiente i propri fondamenti, cercherò di sottolineare alcuni aspetti che dovrebbero essere assunti alla base di questo intervento definito di valorizzazione di un'area in parte dismessa. Non possiamo non rilevare come sia più che mai necessario in questa difficilissima fase che stiamo vivendo collocare qualsiasi intervento di trasformazione territoriale in un'ottica di piena sostenibilità ambientale. La pandemia ancora in corso ha trovato indubbi fattori di gestazione e di impulso nell'alterazione del rapporto uomo-ambiente, nella invasività e densità degli insediamenti umani. Tutto ciò in stretto rapporto con una crisi climatica che sta ipotecando sempre più chiaramente anche lo sviluppo e la qualità della vita del nostro habitat. Occorre che il messaggio netto che ci viene lanciato dai mutamenti negativi in atto venga raccolto a diverse scale, proprio dai decisori, affinché si imbocchi con la giusta tempistica un'azione risoluta e convergente di contrasto ad una deriva preoccupante. In questo quadro è sempre più evidente che le nostre città stiano diventando un ambito particolarmente critico per la salvaguardia della salute e del mantenimento di un'adeguata qualità della vita. Lo stanno evidenziando in diverse occasioni piccole comunità di cittadini che si muovono spinti da una sensibilità da considerare sempre meno in termini particolaristici e sempre più come espressione diffusa della necessità di modificare ed adeguare coerentemente abitudini, scelte di acquisto, pianificazioni micro e macro territoriali. Si sta facendo strada l'idea di un ambiente urbano caratterizzato da una dotazione sempre maggiore di spazi verdi, da una minor concentrazione e quantità di spazi cementificati, da una circolazione delle merci e delle persone attraverso modalità sostenibili. Da qui la necessità di un cambio di passo sostanziale ed urgente che deve essere alla base della pianificazione delle scelte concrete dello Stato e delle amministrazioni locali. Come autentico investimento sul futuro, per il futuro, credo si debba avere il coraggio politico e la lungimiranza di aggiornare previsioni di intervento e di investimento, interessando, per virare sul nodo che stiamo dibattendo oggi, gli stessi accordi di valorizzazione delle aree ex militari tra amministrazioni diverse del 2007 e lo stesso POC, che come sappiamo consente motivate varianti. Affermandolo, non mi illudo che le volontà politiche emergano o convergano con facilità in questa direzione, ma credo oggi vada fatto un richiamo ad una più stretta coerenza tra linee guida, dichiarazioni di emergenza climatica e carattere degli interventi. Coerenza e lungimiranza applicabili anche ad analoghe altre situazioni come l'ex area militare Perotti e dei prati di Caprara. Cassa Depositi e Prestiti si propone come propria mission di gestire economicamente gran parte del patrimonio di questa e delle altre aree ex militari per acquisire introiti utili al bilancio dello Stato,
Non ci porre però in quest'ottica investire sulla qualità dell'ambiente e della salute, oltre che essere un'assoluta priorità per il bene della collettività che lo Stato costituzionalmente deve tutelare, non eviterebbe un consistente incremento delle spese sanitarie nel loro insieme? Nel metodo, il progetto presentato segna un'inadeguatezza e una discontinuità nell'ascolto della cittadinanza. C'erano infatti avviati negli anni passati momenti di interlocuzione e credo che gli interventi dei rappresentanti dei comitati, pure con accenti diversi, lo abbiano fatto capire chiaramente. Nel merito del progetto, le trasformazioni prospettate comprimono considerevolmente le esigenze di una riqualificazione dell'area veramente rispettosa delle caratteristiche del nucleo urbanistico nel quale è inserita e l'effettivo potenziamento del verde. La somma algebrica positiva del numero di alberi non depone a favore dell'aumento dell'incidenza benefica per molti anni della dotazione di verde rispetto all'ambiente circostante, di una restituzione adeguata di servizi alla cittadinanza. Viene previsto un centro direzionale, uffici, centri commerciali, servizi commerciali, indubbio attrattore di mobilità veicolare privata in una zona già dotata di questa tipologia di strutture fortemente trafficata. La costruzione della scuola va commisurata alla consistenza di una domanda che non dovrebbe però lievitare per edificazioni sproporzionate sia rispetto alle caratteristiche dell'area sia alle esigenze della domanda abitativa nell'ambito cittadino. A questo proposito credo non si debba insistere col destinare aree importanti come questa ad insediamenti che non si rivelano molto spesso agli effetti appetibili nemmeno per il mercato, modificando profondamente la fisionomia urbanistica di un lotto e consumando suolo per alloggi che poi restano invenduti. Sarebbe opportuno invece orientare l'offerta di alloggi recuperando costruzioni dismesse presenti in più punti periferici della città, favorendo trasformazioni di destinazioni di locali per esigenze di affitto a studenti e famiglie mononucleari e puntando sulla riduzione dello sfitto. Tutto questo nel quadro di interventi diffusi di efficientamento energetico sul costruito. Come è stato richiamato da alcuni interventi anche da rappresentanti dei comitati e di cittadini, potrebbe essere favorita la creazione di un polo sanitario in alternativa o in raccordo col vicino Mazzacurati, con l'attivazione di un centro diurno per intercettare una domanda sempre crescente di assistenza diffusa territoriale proveniente dalla popolazione più debole e anziana. La creazione di uno spazio attrezzato a palestra penso costituisca una risposta giusta, ma solo parziale, se orientata all'esigenza scolastica e di società sportive, perché si dovrebbero ricavare altri spazi interni ed esterni per esercizio fisico e la socialità di più generazioni. Senza entrare in ulteriori dettagli, sottolineo l'importanza di non alterare la mobilità della zona, e in particolare di Via delle Armi. Questo anche per permettere la valorizzazione del suo patrimonio storico-naturalistico attraverso una circolazione a bassa intensità di veicoli in grado di favorire pedoni e ciclisti. Da qui, per concludere, la necessità di un confronto ampio, aperto, non affrettato e non condizionato dalla possibilità di consentire solo variazioni minime al progetto di riconfigurazione dell'area, confronto che deve prevedere un coinvolgimento pieno dei diversi soggetti, in primo luogo dei cittadini. Grazie. Grazie. Allora, c'è anche l'assessore Mazzanti che l'altra volta non era riuscito a parlare perché doveva andare via e chiedo se vuole eventualmente intervenire. De Luca, le chiedo di chiudere la telecamera e il microfono, grazie. Certo. Assessore Mazzanti? Sì, sono qua, ciao. Sì, volevo... anche rispetto ad alcune affermazioni che sono state fatte. Ma sì, io non la sento più, non so se gli altri sentono. Mai. Non so. Mi senti? Sì, adesso sì. Ecco, allora guarda, non so se è perché... non so. Un disastro. Per cui sono scappato. Allora, ma rispetto alla discussione, io credo che vada riportato... e contestualizzato il piano che riguarda le caserme e le aree militari, anche perché ho sentito nella discussione dell'altra volta e anche da affermazioni fatte da chi ha vissuto questa esperienza, e credo che è bene ricordare alcuni fatti che hanno portato a questo. Primo fatto: nel momento in cui l'amministrazione comunale decide di ridimensionare i piani di espansione dell'ambito urbano cittadino. Nel momento in cui l'amministrazione ha fatto questo, e siamo negli anni 2000, la discussione era già iniziata precedentemente, ci fu una grande variante di tanti anni fa che cancellò definitivamente
la Bologna di 1 milione di abitanti, con l'assorbimento di alcuni comuni dei vicignori di Bologna. Il secondo passaggio fu il piano regolatore dell'89, non va mai dimenticato. Quel piano regolatore individua dei momenti di sviluppo e di ricucitura, ma non reinserisce nell'ambito bolognese le funzioni agricole e la salvaguardia di buona parte di quegli ambiti territoriali, puntando già allora a sfruttare ambiti che erano in parte già stati utilizzati per altre destinazioni. Alla fine di questo percorso, si è arrivati al piano regolatore del 2000, nel periodo 2006-2008, dove si apre una considerazione importante su Bologna di utilizzare sempre meno terreni agricoli, vergini. Bologna è una città dove c'è all'interno della città una produzione agricola significativa, primizie, ortaggi, produzione di latte, miele, quindi frutti di bosco. Quindi c'è un'attività agricola che nel censimento che facemmo, vi ricorderete, anche perché molti di voi o sono stati presidenti di quartiere o sono stati consiglieri comunali o hanno lavorato sui territori, Bologna è una città che contava nel 2014-2012 circa 600 operatori agricoli all'interno della città di Bologna. L'assessore Gabellini con il piano regolatore fa una scelta e ridimensiona drasticamente gli usi agricoli in ambito urbano e ridimensiona i piani di sviluppo sostanzialmente, puntando, c'era già una fortissima discussione in ambito nazionale, al recupero delle aree già sfruttate per altri fini e abbandonate. Bologna si trovò fra il 2006 e il 2008 in una situazione di essere apripista, ma dovuta al bisogno che lo Stato aveva di recuperare risorse, di puntare alla salvaguardia dell'ambito agricolo, puntare alla riqualificazione, e le aree militari, le aree ferroviarie, le aree demaniali, ma anche aree private, sono state utilizzate come momenti di riqualificazione e di espansione rispetto all'utilizzo di aree agricole. L'ultima variante in questo senso di 2 anni fa, vi ricorderete che le ultime aree agricole che erano rimaste fuori da questo blocco sono state inserite e sono state anche quelle messe in salvaguardia, per cui oggi gli ambiti agricoli cittadini sono tutti in protezione. Non solo, il piano regolatore fatto dall'assessore Gabellini riporta dopo 40 anni le attività agricole in ambito urbano. Chiaramente questo cosa fa? Sposta l'asse, come ho detto, sulla riqualificazione. Perché le aree demaniali? Quando si parla della caserma Manzoni non va mai dimenticato che la caserma Manzoni rientra in un piano di riqualificazione di 19 contenitori. 19. Alcuni, quasi tutti militari e in parte ferroviari. Questo accordo fa da apripista all'accordo che nelle città del centro-nord, poi c'è un motivo perché il centro-nord e non il centro-sud, Milano, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Ravenna, perché tante caserme, perché tanti contenitori demaniali, tanti contenitori ferroviari, comunque sempre del demanio dello Stato? Per un motivo molto semplice. Servizio di leva, cale il numero dei militari. Seconda questione, la strategia militare. La strategia militare in ambito NATO sposta il baricentro dal nord, quindi verso est, al sud, perché tutto il piano va verso l'ambito del Mediterraneo e Medio Oriente. E di fatto c'è stata una liberazione di caserme fortissima. Basta vedere gli interventi poi fatti successivamente anche nel Milanese e in altre parti del nord, di riqualificazione di ambiti abbandonati, sia industriali che militari. Bologna è la prima città, poi gli altri arrivano dietro e si mette in campo un disegno di riqualificazione importante che parte nel 2006-2008, spinto anche dalle esigenze di denari per la pesante crisi economica che tutti voi sapete. Ci fu fra il 2008 e il 2010, dove lo Stato, per fare cassa, cedette e vendette a se stesso praticamente i prestiti e a Invimit queste aree, facendosi dare dei soldi e a pegno dei soldi, perché questi sono enti come Cassa Depositi e Prestiti che deve garantire i buoni postali, quindi deve avere dei controvalori rispetto alle operazioni che fa. E
E si parte con questo piano. La cosa che a me veramente un po', mi dispiace dirlo, ma cioè, si può cambiare idea, si può fare di tutto. Però questo piano, io in questi giorni ho fatto una ricerca, fra riunioni, assemblee di quartiere, convegni, dibattiti televisivi, report persino, ha comportato più di 230 iniziative, fra assemblee, riunioni, convegni. E questo piano naturalmente tiene conto di una cosa molto semplice, nella dismissione, nella non utilizzo di fondi agricoli e contemporaneamente la riqualificazione di questi ambiti. Per cui è evidente che i paletti che loro furono messi, basta andare a prendere i documenti, perché quello che vi dico è tutto scritto, non è che non sia scritto o invenzione di qualcuno. È chiaro ed evidente che nel momento in cui il Ministero del Tesoro cede queste aree da riqualificare, Cassa Depositi e Prestiti e INPMI, i loro valori, che sono sostanzialmente buoni fruttiferi, buoni postali, che loro sono quelli che li incassano tramite Intese e Poste, mettono a garanzia e quindi anticipano. E Bologna rientra in questo discorso. Per cui se voi andate a vedere tutte le operazioni fatte di riqualificazione di ambito rientrano all'interno di questo piano. Non a caso il piano riguarda 19 aree. Moltissime aree militari non furono inserite perché i militari subito non cedettero al tesoro questi valori, perché adesso si sta riprendendo un problema tipo Stamotto e altre realtà. Questo significato, ad esempio, la cessione di Staveco a costo zero all'amministrazione comunale. Questo ha ceduto aree collinari che sono state inserite nel piano collinare interamente a costo zero, ma è un costo zero fittizio, perché quei valori fondiari sono stati stimati e rientrano nel progetto dei 19. Questo deve essere chiaro. Per cui quello che noi si vede oggi, che non può andare bene, può essere discusso, però è stato oggetto di un percorso che è durato 10 anni, che non solo è stato discusso, ma è stato stradiscusso in decine di assemblee pubbliche in ogni singolo quartiere, che ha coinvolto decine e decine di cittadini, che ha coinvolto enti e istituzioni. Addirittura la rilevanza fu talmente tanta che persino Report ci fece un servizio, senza contare le televisioni locali. Per cui è ovvio ed evidente che la caserma Mazzoni è un tassello di quel disegno. Ad esempio, è un tassello che non ha nulla a che spartire con Prati di Caprara. Anche se mi ricordo in commissione hanno detto: ma ci potrebbe essere uno scambio di volumetrie. Non è così. Prati di Caprara è a se stesso, anche perché è un altro ente di Stato, che è l'INVIMIT. E quindi, da questo punto di vista, il cerchio ha questa fisionomia, ha questo tipo di caratteristica. È talmente vero che se voi guardate, questo piano ha degli indici edificatori mediamente e consistentemente più bassi rispetto all'indice medio edificatorio che tradizionalmente il Comune di Bologna ha usato nei suoi PEP. Ma non è un caso, perché non si è voluto. È talmente vero che la caserma Mazzoni, alla fine dell'operazione, 2/3 della superficie fondiaria passa di proprietà pubblica, diventa comunale, quindi da proprietà di un ente di Stato passa in proprietà al Comune di Bologna, la scuola, la palestra, il verde, la strada, i percorsi. E 1/3 rimane di proprietà di chi realizza quell'ambito. Quindi, nel momento in cui noi andiamo a discutere della caserma Mazzoni, lo ricordo, bisogna oggettivamente guardare quello che è l'ambito dell'intervento, che è un tassello di un accordo che è stato fatto in tutte le realtà e in quasi tutte le città del centro-nord, dove questi ambiti venivano abbandonati e sono serviti allo Stato per tappare buchi di una pesantissima crisi economica, quella che è indicata nel periodo che va cominciata nel 2006, ma il boom è stato fra il 2008 e il 2010. Anzi, vorrei Ecco, per per cui chiudere. voi sulla caserma Mazzoni nell'ambito del progetto avrei molto da dire, però ho solo fatto un excursus di come si è nati. E come mai che città come Bologna, Milano, Torino, Venezia, Genova, potrei fare un lungo elenco, hanno fatto accordi del genere con un principio molto chiaro:
rigenerare, non utilizzare terreni agricoli, ho fatto l'esempio di Bologna che le ha bloccati tutti, contemporaneamente avere degli indici mediamente più bassi con anche un interesse fortemente pubblico, pubblico inteso come comune, territorio, per dei servizi e delle aree e dei servizi accessori. Sta via che lo dimostra, moltissime aree collinari di proprietà dello Stato sono passate in proprietà nostra e si è completato il piano collinare. Faccio solo questi esempi, poi nel merito dell'intervento mi riservo di intervenire dopo. Grazie. Bene, allora io direi che abbiamo finito tutti gli interventi. Ci sono, vedo presenti tutte le persone che sono intervenute l'altra volta, quindi adesso ne apriamo il dibattito tra i consiglieri. Ovviamente i consiglieri possono fare le domande ai vari relatori che hanno sentito, quindi possono diversificare anche le risposte su più relatori. Io, come ho detto, possono intervenire anche i consiglieri di quartiere. Noi abbiamo circa un'oretta e mezzo perché direi di chiudere la commissione verso le 18:30, quindi abbiamo un'ora e mezza per raccogliere gli interventi e le domande e poi rispondere. Vi chiedo quindi di essere concisi perché immagino sarete tanti, insomma, a voler intervenire, quindi vi chiedo di fare gli interventi massimo di 5 minuti. Quindi possiamo aprire, se c'è qualche consigliere che vuole. Io avevo scritto di intervenire. Sono Costantini del Salto Stefano, ma non so se c'è qualcun altro. No, e dove l'ha scritto? Io non lo Nella vedo. chat, nella chat. Ah, scusi, non l'ho visto perché, ecco. Vada indietro perché dopo ho visto che sono arrivate altre. Allora vi chiedo questo perché noi abbiamo anche questa cosa che adesso entro le 17 si devono scrivere presente tutti i consiglieri del. Infatti, ho visto. Quindi vi chiedo di riscrivere adesso perché io non la vedo perché c'è troppo lunga. Quindi solo le do la parola a Costantini se avete già scritto, qualcuno prima ha scritto che voleva intervenire, per piacere se me lo può riscrivere, grazie. Prego. Metto la telecamera così. No, Come vuole, come. buongiorno a tutti, sono una consigliera del quartiere Santo Stefano, sono Cristiana Costantini. Dunque, intervengo sulla riqualificazione della caserma Mazzoni. La riqualificazione della caserma Mazzoni è sicuramente una grande occasione per la nostra città, per Cassa Depositi e Prestiti che può investire, per il comune che può guadagnare qualcosa e per il nostro quartiere che può vedere trasformata un'area del nostro territorio. Ci dispiace che come quartiere cittadini siamo stati informati sui contenuti di questo progetto solo a fine corsa. E qui mi dispiace contraddire, ma tanti, nel senso che probabilmente i 230 incontri ci saranno stati, ci sarà stato anche report. Ma il progetto vero e proprio presentato ultimamente in quartiere non è mai stato discusso nelle sedi istituzionali. Quindi noi l'abbiamo conosciuto in aprile quando ce l'hanno presentato. E ci dispiace questo perché sappiamo quanto sia importante il coinvolgimento della cittadinanza nei cambiamenti territoriali per avere dei risultati che rappresentino i desideri e i bisogni della comunità. La zona dove si trova la caserma Mazzoni è una zona ricca di storia, in un'area già densamente abitata. Risalgono solo agli anni 2000 gli ultimi palazzi costruiti, Zucchini, in via Favilli, costruiti dove prima c'era un'area verde. La riqualificazione della caserma Mazzoni potrebbe essere un'occasione di sperimentare un nuovo quartiere a basso impatto ambientale, a mobilità lenta, che funzioni ad energia pulita senza auto, come i quartieri verdi di Friburgo, quindi una nuova esperienza in città. Pensiamo sia possibile e doveroso sperimentare qualcosa di nuovo e di strategico per il futuro della città. Venendo al progetto vero e proprio, come quartiere siamo favorevoli alla presenza di una scuola, anche perché le nuove abitazioni porteranno nuova popolazione scolastica. Ma vorremmo confermare quanto chiesto nell'ODG di quartiere del 2015, e cioè di trasferire il plesso Tambroni con la scuola dell'infanzia all'interno del nuovo comparto Mazzoni. Le scuole Tambroni, seppure in parte ristrutturate, si trovano lungo una strada di forte traffico che è via Murri. Hanno pochissimo verde a disposizione e questa collocazione presenta molteplici problemi che sono stati sollevati anche nelle commissioni in comune nelle quali ci siamo trovati spesso a ragionare. Avere una scuola primaria e dell'infanzia insieme in un'area verde lontana dal traffico
sarebbe la destinazione migliore e i bambini potrebbero usufruire di una nuova struttura con spazi verdi e orti da coltivare. La scuola media prevista potrebbe essere accolta invece nelle vecchie Tambroni. Quindi noi proporremmo di pensare ad uno scambio di destinazione. Per questa nuova soluzione però si dovrebbe vedere più spazio verde all'interno del progetto che oggi non viene destinato all'area scolastica. Chiediamo che sulla questione scuole si apra un confronto con il quartiere, poiché anche nel quartiere Sabena a 1 chilometro di distanza è in ristrutturazione una ex scuola media, Le Graziano, e ci risulta che le medie Guercino stiano perdendo iscrizioni. Il nuovo insediamento inoltre prevede 200 nuovi alloggi e quindi presumibilmente l'arrivo di circa 600 persone, 300 nuove auto, pensiamo, un grande impatto ambientale. Chiediamo di abbassare il numero degli alloggi privati per poter avere più spazi per le necessità sociali del nostro quartiere. In quest'area del quartiere mancano gli spazi per la vita di comunità. Sono invece necessari luoghi per l'incontro dei giovani, degli anziani, sale studio o biblioteche, centri giovanili. Sarebbero necessari uffici per il nostro quartiere, che può contare solo sui locali del baraccano, completamente insufficienti per 60.000 abitanti del quartiere. Inoltre, il poliambulatorio Mazzacorati prima o poi pensiamo che traslocherà. Abbiamo pensato dove spostare tutti gli ambulatori esistenti a servizio del Le chiedo cittadino. di concludere. Chiudo, sto per chiudere. Non c'è bisogno di un nuovo centro commerciale in questa zona, ma di un centro per le necessità sociali dei cittadini. Chi progetta spazi, progetta comportamenti, sostiene l'architetto Gregotti, recentemente scomparso. Prevedere via delle armi a doppio senso con una lunga fila di parcheggi ai bordi contraddice completamente l'accessibilità carbon free. Valorizziamo questa strada e il suo antico canale con percorsi ciclabili e pedonali separati. Progettiamo comportamenti. Togliamo i parcheggi in superficie e magari interriamoli, recuperando spazi verdi per chi abita in zona e vuole sfuggire al traffico di via Murri. Concludo con un'ultima suggestione che indirizzo all'assessore Mazzanti, visto che è presente. La vicinanza della ferrovia a questo nuovo comparto potrebbe prevedere anche l'istituzione di una nuova stazione del servizio ferroviario metropolitano, una stazione leggera che possa servire i cittadini che abitano in zona portando di stazione centrale in 10 minuti. La fermata si troverebbe esattamente a metà tra quella della Direttissima e di Ponte Vecchio. Sarebbe un'opera che guarda al futuro garantendo sempre di più la mobilità sostenibile nella nostra città. Ho concluso. Bene, grazie. Allora, io avevo segnato qui in chat, allora, il signor Ramponi del quartiere Anch'io. San Intanto, Pietro. buonasera a tutte, la signora. Alla signora, Allora, scusi, vabbè, faccio un po' di casino, abbiate pazienza. non è un problema, buonasera a tutte e grazie Presidente. Allora, Era anche scritto Patrizia, in effetti, mi ma sapeva, non è, vabbè. siamo in tanti, va bene. Allora, faccio mia la suggestione offerta dalla collega Costantini in merito alla progettazione di spazi come progettazione di comportamenti. E nella presentazione del progetto più volte è stato ripetuto e richiamato il concetto di connessione. Ma connessione non è un concetto solamente che riguarda la mobilità e la percorribilità delle strade e gli attraversamenti di aree di territorio. È in primis un concetto di relazione. Relazione sì di strade, ma al servizio delle relazioni fra persone. E io che abito e vivo e ho cresciuto le mie figlie in questa zona, ne ho solo una parziale idea delle relazioni presenti. Per mettere in relazione, quindi connettere il territorio, bisogna capire e supportare la relazione tra le persone che abitano quel territorio. Dunque, il progetto, nella sua formulazione attuale, modifica non solo le connessioni, ma anche le relazioni, creando forti cesure. La mancanza della valorizzazione del canale, del percorso ciclopedonale che lo affianca, l'ampliamento di Via delle Armi con la previsione di una rotonda che rende la strada a doppio senso, è un'occasione persa di miglioramento della vivibilità e della qualità dell'aria. Il microcosmo sviluppatosi intorno all'area caratterizzata dal canale, a cui accennava la Presidente Amorevole la scorsa volta, è una peculiarità storica dell'area che, dopo neanche 2 giorni di cura del canale, data anche dalla presenza dell'acqua, ha visto arrivare l'arrivo di 2 famiglie di Germani Reali con 12 piccoli. Potete immaginare la sorpresa e la gioia degli abitanti, dei tantissimi passanti anche, nel vedere le anatre, è stato detto, come ai giardini Margherita.
Via delle Armi e le ciclabili che la attraversano costituiscono infatti meta quotidiana di passeggiate di ciclisti, famiglie, anziani, podisti e proprietari di cani che non prendono la macchina per andare sui colli a fare passeggiate o godersi il verde. È meta di questa porzione del quartiere che non arriva fino ai Giardini Margherita per stare all'aria aperta e godersi un po' di tranquillità. È sfogo di anziani che con problemi di deambulazione o solo non avendo la macchina si attardano sulla ciclabile la pedonale mattina e sera per muoversi, vedere persone e magari scambiare quattro chiacchiere. La costruzione di un centro commerciale o direzionale e di palazzi su Via delle Armi, l'ampliamento delle strade a servizio di queste nuove costruzioni e l'abbattimento, è stato detto sullo spostamento del verde, presente modificherebbero non solo il panorama, ma soprattutto la qualità dell'aria che si respira, la tranquillità e la quiete, intesa come minor rumore, non assenza di rumore, e priverebbero i cittadini di uno spazio di mobilità sostenibile importante per tutta quest'area della città, trasformandola e riducendola a semplice spazio di attraversamento. Si andrebbero così a modificare quei comportamenti virtuosi chiesti ai cittadini e da loro stessi praticati. Ci è stato detto che il progetto presenta una nuova pista ciclabile, ma al suo interno, in connessione con via Donizetti e le altre della zona. Sembra però non essere preoccupazione del progetto il dislivello di circa 2 metri fra la nuova ciclabile e via Donizetti nell'intersecazione su via delle Armi. Questo provoca 2 ordini di problemi: o la ciclabile pensata per ciclisti provetti e genitori atletici, o i veicoli presenti in entrambi i sensi, secondo il nuovo progetto, saranno costantemente bloccati da chi vorrà o dovrà attraversare Via delle Armi da e per Via Donizetti. Non ultimi, immaginiamo, anche gli alunni della scuola prevista. L'inquinamento acustico dell'aria sarà ancora più di impatto, considerando l'indotto e quanti veicoli possono transitare su un tratto di 500 metri, in cui si prevede un centro direzionale o commerciale e circa 60 appartamenti. Per far comprendere a tutti, i consiglieri presenti, che il complesso di costruzioni di zucchini presenti tra Via delle Armi e Via Favilli, le 2 costruzioni per chi ci è passato, contano solo 83 appartamenti e già a noi sembra mastodontico e molto incombente. Per questo il quartiere chiede la valorizzazione del percorso lungo il canale con lo sdoppiamento della pista ciclabile e pedonale e conseguente mantenimento di Via delle Armi a senso unico, la conversione del centro direzionale o commerciale in centro servizi sociali e sanitari e culturali per i cittadini e la riduzione dell'edilizia privata. Grazie. Grazie mille. Allora, adesso ho un altro intervento. Ecco, già sono in difficoltà. Begal, ho detto bene? Prego, Begai. Stefano. Bugai con me, vabbè. Begai, lei. Non si preoccupi. Non ho capito, prego. Perché non va la telecamera, però forse mi sentite? Sì, no, per sentire la sentiamo bene. Ok, va bene. Dunque... No, ma devo dire che ringrazio sia l'assessore Mazzanti che l'assessore Orioli per gli interventi che sono stati fatti oggi e la scorsa settimana, perché sono utili a capire quanto possiamo essere sideralmente distanti da alcune considerazioni, perlomeno per quello che riguarda le mie convinzioni e quello che ho potuto vedere in questi anni in zona. Io abito, sono residente in Via delle Fragole e è stato utile ripercorrere la cronistoria che è stata fatta sul POC, eccetera, eccetera, che conosciamo benissimo del resto, perché in questi anni si è parlato tantissimo di ex aree militari, della Sani, della caserma Masini, della caserma Mazzoni. E su questo voglio anche ricordare il fatto che quando siamo stati, per me il primo mandato, quando siamo stati eletti a giugno del 2016, il primo incontro che facemmo è stato accanto alla caserma Mazzoni, nella sede di un'associazione, alla presenza della presidente di quartiere, di alcuni consiglieri, proprio per discutere di quello che conteneva il POC sulla caserma Mazzoni. Quindi segnalo che c'è stato anche questo incontro, ma lo segnalo perché io mi chiedo, e sono andato a recuperare anche il verbale di quell'incontro qualche minuto fa, perché me ne sono ricordato, in cui chiedevamo, quelle persone chiedevano un percorso partecipato e di rivedere il progetto. Allora, da quel giorno ad oggi, cosa è stato fatto da parte del quartiere e del comune di Bologna, da parte della maggioranza di chi governa la città?
poco evidentemente per dare una risposta già a quelle sollecitazioni. Su questo io penso che dobbiamo essere chiari, cioè nel 2016 quando si è votato il POC in consiglio comunale bisognava avere la lungimiranza da parte di chi l'ha votato di quello che avrebbe prodotto quel POC, e invece forse si è fatto un errore. Oggigiorno, con la crisi anche dovuta al coronavirus, questo errore lo paghiamo perché un progetto che, su cui non mi dilungo nei tecnicismi, che insomma chi mi ha preceduto ha ampiamente spiegato quali sono le criticità, però il cuore del progetto, che è costruire 7 palazzoni per 200 appartamenti, a me sembra davvero fuori tempo, mi sembra fuori fase. Ed è questo il cuore del progetto. Noi su questo dobbiamo fare un passo indietro. Questa è la condizione necessaria per poter discutere poi sul cosa fare di questo luogo, dei servizi pubblici che possiamo mettere in campo. Ma io invito però anche a ragionare su un aspetto. Noi purtroppo anche come approccio culturale, noi siamo abituati a pensare gli spazi pubblici come spazi comunque urbanizzati, edificati anche da servizi pubblici. Allora, questi servizi devono essere costruiti se servono, ed è giusto l'invito a verificare la necessità di queste cose, però veramente l'invito è quello di ragionare anche sul non urbanizzare. Uno spazio pubblico non è detto che debba essere comunque edificato. Quindi la lunetta Gamberini in questi giorni, lo sappiamo benissimo, è piena di persone, io ci abito vicino appunto, noi abbiamo bisogno di un altro parco, è fondamentale, perché altrimenti ci troviamo ogni mattina con gli appelli degli assessori, del sindaco, del presidente del consiglio a dire state distanziati, i parchi sono pieni di persone e gli assembramenti eccetera eccetera, ma come facciamo se non abbiamo abbastanza parchi? Ma invito ad andare a visitare la lunetta Gamberini in questi giorni. Allora, il mio appello è questo, anzi scusate, vuoi anche replicare ad una cosa che ha detto l'assessore Orioli, che ha ribadito anche Mazzanti oggi. Pensare che noi dobbiamo accettare un progetto del genere perché occorre ripianare il debito pubblico, a me sembra in questa fase davvero sconcertante in qualche modo, perché abbiamo visto anche dal 2008 in poi cosa significa fare i sacrifici per ripianare il debito pubblico, e oggigiorno, dopo 3 mesi di coronavirus, pensare che dobbiamo accettare 200 appartamenti e 7 palazzoni per questo motivo, a me sembra veramente pazzesco. Noi cosa facciamo? Accettiamo una bomba ambientale che abbiamo verificato con tutti gli interventi e i dati del comune stesso, che appunto avrà un forte impatto ambientale, e dobbiamo accettare un progetto per questi motivi in questa fase? Non credo. Ultime cose. Ci sono stati anche dei numeri ballerini rispetto a questo progetto, perché sugli alberi, ad esempio, le slide dalla commissione alla scorsa settimana sono cambiate. Per quanto riguarda gli alberi, quindi bene, c'è stata una specificazione, però dire che vengono rimpiantati 352 alberi e tagliati solo 105 forse non è del tutto corretto, bisognerebbe fare chiarezza, perché in realtà se sono già 352 gli alberi esistenti, le alberature esistenti, significa che non sono solo 105 gli abbattimenti. Allora anche sui giornali sono stati detti 350, 300 alberi rimpiantati, bisogna fare attenzione e dire... Vado a chiusura, e quindi essere molto attenti a dare anche le cifre esatte. Io chiudo con questo appello, io credo che bisogna avere la capacità di avere delle posizioni chiare, chiedere la riduzione degli appartamenti da 195 a 140 a me sembra essere di fatto a favore del progetto, ma lo dico perché io personalmente avrei fondato un comitato anche se il progetto fosse nato su 140 appartamenti e non su 195, perché l'impatto ambientale anche con 140 appartamenti sarebbe devastante. Grazie per l'occasione. Grazie consigliere Begai. Quindi do la parola al consigliere Licciardello. Prego. Grazie, Presidente, tengo la telecamera spenta per ragioni di banda, come sempre, perché così almeno si spera che si riesca a sentire. Allora, vabbè, io faccio un'apertura, mi ha stimolato.
l'intervento del collega che mi ha preceduto, sul quale, vabbè, io diciamo mi associo un po' alla richiesta, era una domanda che avevo in pancia, e la questione del verde in effetti anche a me suscitava qualche necessità di chiarimento rispetto a quale sia effettivamente il bilancio finale, e peraltro con uno stimolo che dico adesso, ma che avrei ripreso dopo se avrò tempo, rispetto al fatto di cercare di lavorare per avere, diciamo, quanto più spazio verde possibile e quanti più alberi possibile, quindi mi associo a quella richiesta. Però per il resto mi devo dissociare dall'intervento, perché io vorrei discutere su un piano di realtà. Allora, io non posso sentire che non è importante ripianare il debito pubblico. Questo è un paese che paga 80 miliardi l'anno di oneri finanziari, che sono l'equivalente di più di 3 finanziarie, e che sono soldi che vanno via per il debito pubblico e che vengono sottratti, diciamo, alla collettività peraltro. Quindi questo, soprattutto in questo momento dove il deficit è in aumento in conseguenza del Covid, non solo non è vero che in un contesto come questo non ci si debba porre quel problema, ma a maggior ragione ancora di più siamo in una situazione in cui siamo chiamati a trovare degli equilibri di bilancio e recuperare risorse per il paese. Quindi questo per essere chiari, quindi non stiamo parlando di uno spazio che è nella nostra piena disponibilità. Non ho problemi a dire che se fosse possibile in un sistema risorse infinite, dove quello spazio fosse di nostra proprietà e si potesse riqualificare a costo zero, sarebbe assolutamente auspicabile avere uno spazio totalmente verde. Non c'è nessun dubbio su questo, cioè non c'è neanche bisogno di discutere, credo. Ciò detto, non è questa la situazione, quello è uno spazio in cui c'è un titolare, Cassa Depositi e Prestiti, quindi non uno speculatore terzo, ma un rappresentante, un ente statale che ha il compito di monetizzare per reperire risorse per il bilancio statale, e quindi non siamo nella situazione di essere nella piena disponibilità dello spazio per farci quello che vogliamo. Dobbiamo trovare o lasciarlo così com'è e dire non si fa niente, e quindi non è né uno spazio che viene monetizzato a qualsivoglia tipo, né uno spazio disponibile per alcun uso, oppure trovare un equilibrio che permetta di avere in mano un risultato che sia, da un certo punto di vista, remunerativo per chi in questo momento ha in mano il compito di reperire risorse per lo Stato, e al tempo stesso di valore per il territorio. Ok? Partendo però appunto da alcune premesse, quindi ho fatto questa prima premessa, dopodiché, voglio dire, discutiamo della necessità o meno di case, abbiamo fatto un'istruttoria a Bologna che ha evidenziato che il bisogno di case c'è, dopodiché il Covid ha cambiato le cose, siamo convinti che di qui a un anno avremo nessuna necessità di case, non si tornerà in una situazione di necessità, non lo so, però voglio dire, sicuramente l'istruttoria ci ha detto altro. Si dice non c'è bisogno di spazi ufficio, ma non lo so, anche questo, chi l'ha detto che a Santo Stefano potrebbe non esserci un bisogno, un'utilità da avere per dire degli spazi di coworking? Non lo so, voglio dire, ci preoccupiamo di snaturare un territorio, ma stiamo parlando di muri, fili spinati, torri diroccate, cioè è una caserma dismessa, riempita di rudere, quindi averne una fruibilità anche con uno spazio pubblico inteso anche come spazi verdi fruibili sarebbe un valore. Sul commercio poco da dire, nel senso che è chiaro che l'unica cosa mi sento di dire è chiaro che non c'è la necessità di un negozio in più, però come sempre il sistema, la concorrenza è sempre stato un elemento di valore per il consumatore, non di disvalore, per cui però è chiaro, dice, un supermercato ce n'è uno a 100 metri, su questo è logico pensare che non sia forse la cosa più necessaria per quell'area, su questo ci siamo, così come ci siamo ad esempio sul ragionamento che viene fatto dal punto di vista di mobilità. Io non sono convinto, cioè non darei per scontato che il fatto di avere nuove case significhi più traffico. Dici, ma come? 200-600 persone in più? Questo è vero se diamo per scontato che queste 600 persone oggi siano persone che nulla hanno a che vedere con la città, cioè non vivono in un'altra zona di Bologna, né tantomeno arrivano da fuori Bologna per venire a studiare e lavorare in città, e quindi non si stanno, sono persone che arrivano da fuori, che si materializzano all'interno di questo quartiere. Non è assolutamente detto che sia così, per cui non è assolutamente scontato che il saldo mobilità sia negativo. Certo diventa negativo nel momento in cui diventa Via delle Armi una direttrice di attraversamento e non invece un'area a bassa velocità riqualificata col canale di Savitan, col canale riqualificato, che invece probabilmente è una richiesta appoggiabile. Per cui dal mio punto di vista io penso che non si debba ragionare su un piano di realtà, e cioè capire che quella è un'area che dagli accordi del 2007, voglio dire 13 anni, che è pensata per avere
per essere un contenitore di queste diverse anime, pubblico, privato, commerciale. Si tratta di lavorare per trovare il giusto equilibrio. Io rimango a una posizione espressa in apertura della commissione da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che aveva detto: noi siamo qui per discutere. Bene, oggi ci sono sul tavolo una serie di posizioni, di richieste, alcune magari più forti, alcune meno forti, però diciamo che secondo me è opportuno che alcune delle proposte che sono state fatte, anche dal punto di, per esempio, mi ricordo l'osservazione sulla cesura dello spazio per la disposizione dei palazzi rispetto a un'ipotesi di dismissione futura della caserma dei Carabinieri. Io non sono un architetto, non ho la competenza per dire se quei palazzi possano essere disposti in altro modo per lasciare, diciamo, tutto lo spazio eventualmente disponibile per uso futuro, però mi sembra un'osservazione pertinente da un punto di vista progettuale, così come valutazioni su cercare un migliore equilibrio tra spazio privato, che è quello che produce reddito, spazio verde e spazio a uso pubblico, che sono invece il valore che la cittadinanza si porta a casa, diciamo che secondo me sarebbe opportuno trovare un momento, un modo per cercare di avvicinare le posizioni per riuscire a trovare un migliore equilibrio che sia anche un valore per la cittadinanza, però appunto con la consapevolezza che non tutto è possibile e non tutto è nella disponibilità dell'amministrazione comunale, nel senso che è uno spazio di altri con degli obiettivi ben precisi. Certo, se Cassa Depositi e Prestiti dice ve lo regaliamo e ci fate quello che volete, anzi addirittura investiamo noi per farvi un parco, nessuno penso che dica di no, ma credo che questo non rientri nelle situazioni realistiche. Grazie, chiudo. Grazie. Do la parola alla consigliera Giorgia Resca del quartiere, mi ricordo più, è quartiere Sano. Grazie Presidente. Intanto ci tengo a dire che nel nostro quartiere ancora non è stata fatta una commissione sul tema, ma che è prevista prossimamente, quindi ci saranno sicuramente anche altre occasioni per confrontarsi. Intanto ringrazio entrambi gli assessori per essere presenti. Io volevo fare alcune considerazioni, innanzitutto in merito al sottopasso di Via delle Armi, il cui adeguamento risulta sottoposto al vincolo Ope Legis ai sensi del Codice dei Beni Culturali, e dal progetto non è chiaro quali prospettive si potrebbero delineare nel caso in cui non si ottenesse l'approvazione della sovrintendenza ai sensi del decreto legislativo numero 42 del 2004. Inoltre, nel calcolo della spesa non sono riportati gli oneri eventuali che verranno richiesti da Ferrovie dello Stato, quindi io mi sono chiesta se questi oneri saranno richiesti, quanti e perché non sono scritti nella documentazione. Inoltre, come è già stato detto dalla collega Rampioni, ma anche dal consigliere Ricciardello, l'attraversamento ciclopedonale che è previsto tra Via delle Armi in contiguità col ponte che attraversa la canaletta Savena ha, come è già stato detto, un dislivello di circa 2 metri fra l'attuale carreggiata e il piano su cui si sviluppa il percorso ciclopedonale che è già esistente. Quindi quello che rimane secondo me da chiarire è dove, con quali accorgimenti, la pista pedociclabile di Via delle Armi sarà collegata col nuovo percorso interno al verde pubblico del comparto col sottopasso pedociclabile al tracciato ferroviario, costituendo l'elemento ordinatore e ricettore di tutti i nuovi percorsi pedociclabili di progetto, come è scritto nella documentazione. Inoltre il cambiamento della viabilità che attualmente è previsto, e spero che su questo si possa intervenire, risulta essere sostanzialmente a servizio del centro commerciale e delle residenze, e come è già stato detto un centro commerciale è già esistente a pochi metri. Questo porta di fatto a snaturare la funzione che quel territorio ha avuto fino ad oggi, e quindi c'è anche un tema di socialità che ovviamente cambierà in una zona che ad oggi non ha nulla da invidiare ad altri territori come Monte Donato, in generale i Colli Bolognesi, per quanto ovviamente la conformazione territoriale sia diversa. Inoltre, il progetto urbanistico preliminare finalizzato alla formazione del piano urbanistico attuativo, a pagina 4, al punto 1.2, dice che per garantire la sostenibilità economica dell'intervento di trasformazione appare al momento necessario l'apertura di un dialogo tra il soggetto attuatore e il Comune di Bologna rispetto alla fattibilità economica del progetto, alla revisione dei costi e delle dotazioni da garantire. E questo mi lascia un po' perplessa, perché significa che ancora non è chiaro quanto il Comune incasserà
e quindi che ci sono ancora degli oneri, ma a tuttora non siamo in grado di quantificarli, quindi se abbiamo maggiori informazioni in merito chiedo all'assessore competente di farceli sapere. E concludo dicendo che invece per quanto riguarda il nido Rizzoli, nel progetto non è attualmente previsto un particolare rifacimento dello stabile, che però risulta in condizioni pessime. Quindi io volevo chiedere se l'amministrazione può fornirci qualche elemento in più sulla tipologia di lavoro prevista, quindi se ci sarà una demolizione dello stabile o si tratterà solo di una ristrutturazione, di quanti piani sarà l'edificio e quanti bambini potrà ospitare. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo il consigliere Fattori, prego. Grazie Presidente, ho una cattiva connessione anche se sono in comune, quindi tengo la telecamera spenta, spero che mi si senta bene. Allora, anch'io volevo così come contributo alla discussione, volevo mettere in evidenza che dobbiamo comunque partire da quella che è la situazione effettiva. Noi siamo arrivati a un punto con un percorso che è stato riassunto con abbondanza di competenze particolari dall'assessore Mazzanti. Allora, stiamo parlando di uno spazio dove c'era una caserma con relativi edifici di servizio. È uno spazio che tra l'altro conosco bene perché ci ho passato diversi mesi di servizio militare. Questo, cerco di essere sintetico, ragionare per punti, questo spazio è attualmente di proprietà di un soggetto che non è il Comune di Bologna, è un soggetto che ha come mission quella di occuparsi della gestione del risparmio degli italiani, perché il debito pubblico è poi questo, quindi occuparsi del risparmio di tutti quanti. Questo spazio ora è sottratto all'uso pubblico, è inaccessibile, è edificato con edifici comunque non utilizzabili e fatiscenti, è in buona parte impermeabilizzato, è sostanzialmente degradato come tutti gli spazi non fruiti. Quindi questa è la situazione attuale dello spazio, non inaccessibile, sottratto all'uso, edificato, impermeabilizzato, degradato. In seguito ad accordi con il Comune di Bologna c'è la possibilità anche di restituire questo spazio a un uso della collettività per due terzi direttamente, per una parte, un terzo indirettamente, ma non è che l'edificato non è un uso della collettività, perché anche chi abita negli edifici fa parte della collettività, con edificazione di scuole, aree verdi, edilizia sociale. Tutto questo nel progetto preliminare che è stato presentato con, se ho capito bene, una diminuzione dei volumi edificati rispetto ai volumi attuali, con una diminuzione del terreno impermeabilizzato rispetto a quello che è adesso, no? Allora, ieri in commissione, proprio nella sua commissione, abbiamo parlato della opportunità di organizzare gli spazi della città in sintonia con quelli che sono i bisogni delle persone. Questo credo che sia una grande opportunità per un'area che, ripeto, ora non è fruibile, ma è un vuoto urbano. Allora, questo iter, che appunto viene da lontano, ci ha consentito di preservare terreni agricoli rispondendo a bisogni della città, riqualificando aree già edificate, sono aree già edificate. Appunto, rispetto alla scuola è stato detto che si prevede comunque un sistema modulare flessibile a seconda delle esigenze, no? Rispetto all'edilizia, allora io credo di non ricordare male, nell'istruttoria pubblica è stato messo in forte evidenza il bisogno di alloggi, a meno che non fosse sulla luna della città di Bologna. Quando parliamo di edificato, però, non si misura il numero di appartamenti, ma in metri cubi.
il fatto che rispetto a un determinato progetto sia modificato il numero di appartamenti ma non il numero di metri cubi, vuol dire che gli appartamenti sono di dimensioni minori. Allora, non credo che in questa situazione Covid possiamo però permetterci di dire, in base a una valutazione di questi mesi, Bologna non avrà più bisogno di casa. Le previsioni urbanistiche si fanno su ambiti pluridecennali. Allora, questo per dire che è il punto da cui dobbiamo partire. Stiamo ragionando su un'area che non è del comune di Bologna, è un'area in buona parte edificata, impermeabilizzata, degradata, sottratta all'uso pubblico. Detto questo, come hanno detto anche i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, ben vengano tutte le osservazioni nel merito per migliorare il progetto e mettendolo più in sintonia con quelle che sono i bisogni, dettati però da previsioni numeriche, ecco, non da valutazioni di pancia. Però è da qui che dobbiamo partire da quella che è la realtà. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo il consigliere Piazza, prego. Sì, bene. Grazie Presidente, ci tengo a intervenire in corso di dibattito, anche se sono dei richiedenti di questa udienza, perché vorrei fare una domanda precisa, ma intanto rispetto a tutto l'ampio dibattito che c'è stato fino adesso mi sento di considerare rapidamente il fatto che rispetto a quando sono stati stipulati gli accordi, ormai più di 10 anni fa, come è stato ampiamente ricordato, e rispetto a quando è stato votato il POC nello scorso mandato, è cambiata drasticamente la sensibilità e moltissimi cittadini hanno preso coscienza dell'emergenza ambientale. Ultimamente poi il Covid ci ha fatto anche capire l'importanza degli spazi di prossimità, quindi siamo in un mondo diverso. È anche stata recentemente votata l'emergenza ambientale dal Comune di Bologna, quindi vuol dire che questa sensibilità è arrivata fino alle istituzioni con una presa di posizione ufficiale. Quindi è chiaro e comprensibile che la città, in modo competente e informato, come hanno dimostrato di saper fare i comitati, stiano sollevando forti obiezioni rispetto ad un progetto che è figlio di una sensibilità diversa. Mi sembra estremamente chiaro. Io spesso faccio l'esempio di quando arrivai in Consiglio Comunale nel 2011, dopo poco fu abbattuto quella magnolia monumentale in Piazza Minghetti e non ci fu una sollevazione popolare come ci sarebbe se accadesse ad oggi, cioè sarebbe probabilmente una rivolta cittadina, scoppierebbe. Questo la dice lunga su cosa è successo negli ultimi 8 anni, su come sono cambiate le cose negli ultimi 8 anni. Quindi il mio gruppo ha valutato le richieste del comitato per una nuova caserma Mazzoni, le ha trovate ragionevoli, tanto che ci siamo impegnati anche noi a raccogliere le firme, a contribuire e stiamo parlando ovviamente però di un'area, l'hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, questo bisogna, no? Purtroppo, cioè, non è che possiamo prescindere dal fatto di un'area che non è di proprietà del Comune di Bologna, altrimenti chiaramente avremo delle richieste molto più nette, ma mi sembra che il Comitato per una nuova Casella Mazzoni abbia fatto delle richieste ragionevoli e devo dire apprezzo, perché la presenza non era scontata, io l'avevo richiesti e mi fa piacere che siano venuti, ne approfitto per ringraziarli, la presenza di CDP Investimenti, SGR, che è il proprietario dell'area. Ora, io diverse volte ricordo quanto in passato abbiamo parlato magari di altre aree, quanto sia stata difficile l'interlocuzione con la proprietà. Oggi sono qua in commissione, hanno partecipato anche la precedente, hanno detto chiaramente che sono disponibili a valutare modifiche al progetto, che lo ricordo, è un progetto preliminare al PUA, quindi non siamo ancora arrivati in quella fase lì, quindi c'è spazio per modifiche, la proprietà ha dato disponibilità che non era assolutamente scontata e anzi è una cosa che mi fa ben sperare a recepire le modifiche, quindi credo che stiamo in una situazione in cui ci sia qualche margine. Ora io però non sono in grado di valutare quanto sia questo margine, è per questo che la domanda, che coglievo l'occasione di intervenire in corso di dibattito per fare una domanda molto diretta a CDP Investimenti, ammesso che sia capace sia in grado di dare una risposta, di anticipare una risposta oggi. Abbiamo sentito chiaramente descritte le esigenze della città e le proposte. Io gli chiedo se sono già in grado di darci un'idea di quanto ritengono accettabili alcune delle proposte che hanno sentito. Ne ricordo e ne sottolineo alcune tra le varie, che sono diciamo quelle più forse rilevanti, come la riduzione
rilevante, riduzione del numero di appartamenti per ridurre la pressione abitativa con tutto quello che comporta su un'area che è già densamente antropizzata e quindi un carico abitativo ulteriore andrebbe a sovraccaricare non solo la mobilità ma anche tutti gli spazi. Una forte dotazione di verde, questo ovviamente è figlia di quella maggiore sensibilità ambientale importantissima che viene richiesta, un parco quindi fruibile maggiormente presente, no ad un centro commerciale, una mobilità dolce, attenzione in generale alla mobilità cittadina con il problema della strada prevista che porterebbe un forte impatto, e poi questa è una richiesta che a me personalmente piace parecchio, è la valorizzazione del corso d'acqua, perché Bologna città delle acque per me è uno dei punti che in questo mandato in mio precedente ho sempre sostenuto, quindi andare a valorizzare quel corso che fa parte della storia della città per me è un punto importantissimo. E poi un altro, infine, l'ultimo, quello della scuola. La scuola è assolutamente doverosa ed opportuna la richiesta di prevedere in quella zona la scuola primaria più che la scuola media. Le scuole Tambroni hanno nella loro attuale locazione un problema di sicurezza ben descritto da diversi interventi, anche dal presidente del quartiere Santo Stefano lo ha detto chiaramente, lo ha descritto, l'attraversamento dei bambini, l'accompagnamento dei bambini in quella zona è critico e quindi sarebbe molto opportuno collocare lì la primaria. È chiaro che questo però prevederebbe più aule, perché ci parlavate di 3 sezioni, quindi 9 aule, è chiaro che la primaria ha capienza maggiore. È fattibile questa richiesta, che forse è una delle più interessanti anche dal punto di vista delle dotazioni pubbliche, ovviamente, poi sono interessanti anche quelle che parlano del sociale, dell'abitativo e dell'ambiente. Però ecco, dal punto di vista delle dotazioni pubbliche, questa richiesta della scuola pone una sfida, cioè una capienza maggiore. Sarebbe possibile eventualmente, visto che c'è questo progetto di mantenere gli edifici attuali, cosa che mi sembra di aver capito, chiedo conferma, avrebbe anche dei costi maggiori rispetto a una demolizione e una ricostruzione. Quindi è una scelta stata fatta anche con un onere maggiore. E poi infine chiudo sottolineando un punto che noi chiediamo che le dotazioni pubbliche vengano realizzate prioritariamente quando si troverà ovviamente un accordo. Non vorremmo trovarci con una zona parzialmente edificata dove è andata avanti magari la costruzione dell'abitativo e i parchi e tutto il resto è rimasto drammaticamente indietro e magari viene realizzato alla fine con grandi difficoltà, come a volte già accaduto di vedere. Quindi la scuola, i parchi eccetera andrebbero realizzati, lo spazio verde, perché il parco lo spazio verde andrebbe realizzato, insomma, chiediamo in maniera prioritaria per essere subito fruibile da chi quella zona già la abita. Ho concluso, grazie. Grazie. Allora abbiamo la consigliera Clancy, prego. Grazie Presidente. Dunque, mi dispiace dire che un progetto che prevede la costruzione di 195 appartamenti che occuperanno il 70% della superficie l'abbattimento di 101 alberi, secondo la Valsat, l'aumento di 1.085 autoveicoli al giorno nella zona, per me non si può definire riqualificazione, non si può definire rigenerazione. Sono proprio termini che io purtroppo vedo in antitesi con questo progetto e mi dispiace sentirli utilizzati in questo modo. Non sono neanche d'accordo con le osservazioni, diciamo, come a dire che il mercato è il mercato, che questa è una proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, l'amministrazione può farci relativamente e spetta a Cassa Depositi Prestiti scegliere come investire. Certo che le spetta come investire, ci mancherebbe, però chiederei sia a Cassa Depositi e Prestiti che all'amministrazione maggior coraggio nelle proposte da fare su quest'area e su questo comparto così immenso nella nostra città, soprattutto in un periodo in cui abbiamo ben capito quanto è importante lo spazio pubblico, qualcuno l'ha detto anche oggi. Il comitato ex caserma Mazzoni Bene Comune ha raccolto un migliaio di firme in pochi giorni sul contrasto a questo progetto, quando proprio pochi giorni fa in questo stesso consesso, in questa commissione, discutevamo di come sia difficile a livello di quartiere raccogliere 100-200 firme. Allora, io guardando, diciamo, ai disegni, al progetto di quella zona, mi immagino situazioni e scenari come Can Baio a Barcellona,
avrete presente un distretto di una ex fabbrica tessile, e i cittadini di quel quartiere nel 2011 hanno detto all'amministrazione: noi questo spazio abbandonato che volete trasformare in abitazioni, invece lo vogliamo per la nostra, per il nostro quartiere, lo vogliamo gestire e vogliamo che l'amministrazione ci aiuti a fare questo. E così è stato. E adesso è sede di una biblioteca, di un auditorium, di spazi per incontri e piccoli concerti, piccole attività di spettacolo, c'è una parete di arrampicata, spazi artistici, laboratori audiovisivi, co-working, orti, frutteti comunitari, officine, c'è l'idraulico, ci sono i servizi di elettricista, autoriparazione, carpenteria dei veicoli, officine che insegnano ai residenti di quella zona come riparare i propri oggetti, le proprie bici, cioè è diventato un luogo di una comunità. Ma questo non è fantasia, è avvenuto in una città con cui Bologna si fregia di aver stretto un accordo. Il nostro sindaco Mero l'ha stretto un accordo con la sindaca Colau, che prevedeva alcuni punti, tra cui l'economia collaborativa e la democrazia partecipativa. Allora, a proposito di democrazia partecipativa, il consigliere Begai l'ha illustrato prima, all'inizio di questo mandato, anzi per la precisione fra il giorno del voto e il giorno del ballottaggio nel 2016, c'è stato un incontro su questa caserma Mazzoni, alla presenza dei consiglieri di quartiere, della presidenza del quartiere, in cui i cittadini hanno espresso dei dubbi sul progetto che si stava sviluppando, sul fatto che fosse troppo impattante. Hanno chiesto di creare un percorso partecipato sul futuro di questo comparto. Hanno chiesto spazi, orti e tutta una serie di spazi relativi alla didattica e a diversi usi che potevano essere appunto decisi insieme. Ci sono state due tesi di laurea illustrate su quello che sarebbe potuto essere il futuro della caserma Mazzoni quella sera, e penso di poter dire che gli interventi di consiglieri anche con posizioni diverse in questa seduta e nella precedente, come dei due comitati che hanno posizioni diverse, su questo sono concordi, cioè il fatto che i cittadini, i residenti, le cittadine e i cittadini di quella zona e chi quella zona la vive debba essere protagonista nella decisione nel futuro di quel comparto. Allora, è stato detto, le previsioni si fanno sulla base di previsioni pluridecennali e non bisogna pensare solo al futuro, diciamo, prossimo e al post-emergenza Covid, ma il risparmio del debito pubblico si fa anche con una sanità completamente diversa, con una qualità dell'aria completamente diversa, sanità, l'Legambiente l'ha detto molto molto bene oggi. Allora, che senso ha votare dichiarazioni di emergenza climatica nella nostra città che assumono impegni pubblici sia di contrasto al cambiamento climatico, con cui questo progetto chiaramente non è in linea, sia di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine, se poi non creiamo nessun tipo di progetto di partecipazione reale e immaginiamo una completa urbanizzazione di un lotto così grande nella nostra città. Mi dispiace, da parte nostra credo sia evidente una assoluta contrarietà a questo progetto. Io però spero, davvero auspico sinceramente, che ci possa essere una pausa, un'inversione di rotta e un avvio di una discussione con Cassa Depositi e Prestiti, con l'amministrazione, per capire come invece progettare insieme alla cittadinanza il futuro di quella zona e renderla veramente una caserma bene comune, partecipata e che influisca positivamente sulla vita dei residenti di quel quartiere. Grazie. Grazie, e darei la parola al consigliere Errani, prego. Sì, grazie Presidente. Intanto desidero ringraziare gli assessori Orioli e Mazzanti per la loro presenza e
tutti gli ospiti che sono intervenuti e naturalmente anche la, la proprietà. E condivido molto degli interventi che mi hanno preceduto, sottolineo in particolare le relazioni delle colleghe Costantini e Rampioni, ma anche in parte l'ultimo intervento della collega Clancy. Io sono al secondo mandato e ricordo dal 2011 l'investimento del Comune di Bologna sulla partecipazione. Penso non solo al regolamento sui beni comuni, ma penso anche ai laboratori di urbanistica partecipata e al bilancio, il bilancio partecipato. E io stesso come consigliere comunale ho facilitato, ho partecipato ad alcune esperienze che hanno riguardato sia aree verdi che immobili o edifici di proprietà sia pubblica che privata. Credo che non si tratti naturalmente di bloccare un progetto di riqualificazione di un'area così importante, ma di capire se è possibile una revisione, se è possibile coinvolgere i cittadini per chiedere loro un contributo e quindi avviare un processo partecipato per definire i bisogni presenti nell'area per meglio sviluppare i servizi dedicati. Credo che questo sia vada a vantaggio anche della stessa proprietà dell'area. E quindi la domanda è una ed è abbastanza semplice ed è stata ripresa anche da alcuni colleghi. Cassa Depositi e Prestiti nella commissione precedente, mi sembra di aver colto, abbia aperto una disponibilità ad un confronto, a una discussione pubblica e io credo sia importante coinvolgere appunto i cittadini che abitano quell'area, che la vivono, che quindi studiano, lavorano per migliorare il progetto. Sono già segnalati alcuni temi, come alcune domande, come rafforzare la dotazione di verde, quali servizi realizzare, sociali e sanitari, quale scuola realizzare, la possibilità di prevedere uno spazio pubblico verde anche davanti alla scuola, come ad esempio aggiungo rendere fruibile il parco anche gli edifici a nord dell'area. Ecco, tutte proposte di miglioramento che credo vadano a vantaggio dei cittadini, la scuola, l'area verde, lo spazio pubblico, che devono essere naturalmente fruibili facilmente da tutto il quartiere. E credo che il comune, con le sue competenze, e immagino, suggerisco, la Fondazione Innovazione Urbana possono svolgere questo ruolo importante di facilitatori e di mediatori di un dialogo tra proprietà e cittadini, perché credo che il metodo sia molto importante. Quindi la domanda è questa, agli assessori capire da loro un'opinione, avere un'opinione su questo percorso. E alla proprietà ovviamente se conferma la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto e partecipazione sugli aspetti che sono stati ricordati anche nell'ultimo intervento legati all'innovazione urbana, legati alla sostenibilità ambientale, sociale, culturale e alla possibilità che sia davvero un progetto innovativo. Credo che i tempi ci siano, mi pare di capire che i tempi ci siano, e mi sembra che ci siano anche le proposte, le disponibilità da parte dei cittadini. Grazie. Grazie, do la parola alla consigliera Angiuli. Prego. Grazie Presidente, grazie agli assessori presenti e grazie molte a tutte le persone che sono intervenute in queste udienze conoscitive, ovviamente anche a lei Presidente Leti. Alcuni punti che sono emersi penso sono tornati, nel senso sono stati riproposti dai diversi interventi. Faccio una sintesi per ricordarci anche quello che è emerso
nella seduta precedente. Sicuramente il fatto che ci sia finalmente un momento, io ritengo molto importante, per confrontarsi con l'amministrazione, con la proprietà, con i progettisti su questo spazio che a nostro avviso è uno spazio che reca grandissime opportunità per il quartiere. Io condivido tante delle cose che sono state dette dai cittadini che sono intervenuti la volta scorsa. Questo spazio, a mio avviso, dovrebbe essere uno spazio dove gli ostacoli che oggi ci sono, i muri che oggi ci sono, vengano trasformati in opportunità, non soltanto per il quartiere, ma anche per la nostra città. A me dispiace che gli assessori, in particolare l'assessore Mazzanti, abbia ricordato i tanti incontri che ci sono stati e quasi abbia, insomma, ho sentito un dispiacere anche da parte sua nel fatto che questi progetti non li sentiamo nostri. E spero che probabilmente la politica ha dei tempi e l'amministrazione ha dei tempi lunghissimi, quindi molti di noi non erano presenti nei momenti della progettazione, dell'inizio di questo iter. E tanto più che poi le situazioni che avvengono, non ultima la pandemia, hanno veramente stravolto tutto e quindi ci interrogano anche sulla necessità eventualmente anche di modificare qualcosa di quei progetti, perché credo auspicio di tutti fare in modo che questo investimento, che sia pubblico che privato, sia un investimento utile alla collettività. Allora, uno dei punti emersi è certamente quello del canale di Savena, è un elemento naturale, paesaggistico, identitario di quest'area geografica. Io ritengo che vada valorizzato innanzitutto come un luogo di benessere, di comunità, quindi ci vedo il rafforzamento di quella che è la passeggiata pedonale e anche ciclopedonale se possibile. Altro elemento emerso è la mobilità dell'area, tutti i temi legati alla certezza dei lavori di ampliamento del sottopasso sono fondamentali, il fatto che il tratto finale della Via delle Armi, abbiamo capito, rischia di diventare uno sfogo di troppo traffico e di troppo impatto sulla zona di Murri e soprattutto anche i tanti parcheggi che sono stati previsti, ci chiediamo se sia possibile riconvertirli in più verde. Per quanto riguarda le scuole, è saltato agli occhi di tutti il fatto che noi all'interno del quartiere, e ne parlo da residente del quartiere, abbiamo una situazione di scuole in un certo senso spalmate all'interno del quartiere. È chiaro che molti a guardare il progetto si sono chiesti perché non pensare a ricomprendere all'interno di un polo unico una serie di questi edifici scolastici che in un certo senso seguono tutta la vita, la crescita del bambino, quindi dal nido alla materna, alla scuola elementare, e questo è un tema che vi lascio lì, che lascio lì agli assessori, che lascio lì ai progettisti, perché oggi sappiamo quanto è importante anche nell'educazione dei bambini l'architettura, e quindi probabilmente pensare ad una riqualificazione, ristrutturazione di edifici vetusti ci interroga rispetto a questo e ci chiede perché non ad una nuova progettazione, ad una progettazione scolastica, ma che sia anche funzionale ad altre, appunto, ad altre funzioni. E infine, sulle residenze, è stato detto più volte, io non voglio diciamo sottolineare il fatto che è stato sottolineato da tutti, cioè la quantità di residenze crea timori, questo è emerso, l'abbiamo già detto, sono tante, sono quasi 200 residenze. La richiesta è quella di ripensare l'assetto di queste residenze al fine di non impattare su quella che poi sarà la fruibilità degli spazi pubblici. Per quanto riguarda il verde, sappiamo che ci sarà una nuova piantumazione, ma importante sarà l'abbattimento di alberi diciamo ad alto fusto e di alto pregio.
Naturalmente la richiesta è quella di tutelare il più possibile, ma questo sappiamo che va anche nella direzione di quelle che sono le attività del Comune di Bologna, però uno stress particolare sulla possibilità di rivedere questo piano al fine di evitare gli abbattimenti. Infine, uno spunto ed una domanda ad una delle relatrici che è intervenuta nella volta, insomma, nella discussione precedente. Riguarda, se ho capito bene, il fatto che all'interno di questo comparto è visibile in un certo senso una corte interna naturale che dal progetto non è molto chiaro, anche perché non abbiamo diciamo dei progetti da cui si capisca effettivamente quello che sarà l'impatto anche a livello, insomma, di ombreggiature. Sappiamo che non sono completi, ecco, questi elementi che abbiamo ricevuto. Rispetto a questa corte interna naturale, avrei piacere innanzitutto di capire meglio dalla professoressa Savini cosa intendesse per corte interna e se anche a parere dell'amministrazione della proprietà fosse possibile salvaguardare questo spazio per una sua funzione naturalmente pubblica e diciamo valutare una diversa ripartizione anche degli edifici ad uso residenziale. Io mi fermerei qui, sicuramente l'ultimo punto riguarda il centro commerciale o direzionale commerciale in un quartiere dove, l'hanno detto in molti, sono tanti anche i servizi pubblici necessari. L'auspicio è quello che questo spazio di nuova edificazione possa veramente venire incontro a tutti quelli che sono i servizi necessari, sia per gli adolescenti ma anche per le persone anziane, quindi in termini socioassistenziali sarebbe molto importante. Grazie. Grazie. Consigliere Colombo è in contatto, aspettiamo, andiamo avanti. Direi che è ancora impegnato, quindi io a questo punto darei la parola all'assessore Orioli. Prego. Sì, grazie. Scusate, io ho chiesto la parola, spero che mi sentiate e mi vediate. Grazie, avevo chiesto di intervenire prima dell'assessore. Scusa, cavaliere, hai ragione, ti avevo anche segnato. Allora, se vuoi intervenire l'assessore, io posso parlare anche dopo, non ho problemi. Se fa un intervento breve, come ci siamo tutti ripromessi, l'ascolto, poi intervengo io, perché poi devo sganciarmi fra un po' per questo. Non c'è problema. Veramente. Prego, Paolo, cavaliere. Paolo, scusa, vai pure. Buonasera a tutti. Non accendo la telecamera così risparmiamo banda. Allora, io ho fatto giungere alla segreteria, saluto la Presidente, ringrazio la Presidente, saluto gli assessori, ovviamente tutti gli intervenuti. Ho fatto pervenire alla segreteria della Commissione due ordini del giorno, che sono gli unici due ordini del giorno che il quartiere ha votato e che riguardano la caserma Mazzoni. Uno è quello del 2007, che era il parere sul PSC, e uno era quello del 2015, che è stato il parere sul POC. Pareri che sono stati integralmente acquisiti a suo tempo dalle varie amministrazioni e che sono stati fatti propri, diciamo, dalle amministrazioni che erano in carica in quel periodo. Se avrete avuto la cortesia di leggerli, noterete che, pur essendo state fatte in due periodi diversi e con due maggioranze politiche che amministravano il quartiere diverse, nel 2007 amministrava il centro-sinistra, nel 2013 la maggioranza era di centrodestra, c'è sempre stata una certa continuità di obiettivi su quella caserma. E credo che quella quantità di obiettivi noi continuiamo oggi ancora ad averla. Voglio dire a alcuni consiglieri, un consigliere in modo particolare, ha detto che molto probabilmente quando noi abbiamo votato il POC nel 2015 non sapevamo cosa potevamo. Lo voglio tranquillizzare, almeno per quel che mi riguarda, io sapevo benissimo quello che votavo, ma proprio perché sapevo quello che votavo e sappiamo quello che abbiamo votato, oggi siamo qui perché chiediamo all'amministrazione comunale, insieme a Cassa Depositi e Prestiti, di valutare
alcune situazioni che ci vengono prospettate nell'ipotesi di progetto che ci è stato presentato, che riteniamo non essere quantomeno, voglio dire, come filosofia del po' che c'è stato, che abbiamo votato, ma anche del PSC, se vogliamo arrivare fino a quella data lì, conforme alla filosofia di allora che ci è stata presentata. Io ricordo che l'assessora Gabellini, quando venne in quartiere a presentare il POC, ci disse che per quel che riguarda le caserme, tutte le caserme che rientravano in questo nel POC, i soggetti attuatori avrebbero dovuto concordare con l'amministrazione comunale, ovviamente, ma anche con i quartieri interessati, la parte del progetto che riguardava l'utilizzo dello spazio che rimaneva a utilizzo del pubblico. Bene, questo passaggio, lo posso dire, non c'è stato. E noi, io credo che sia giusto che come quartiere rivendichiamo, visto che allora c'è stato promesso, rivendichiamo che questo passaggio avvenga. Ma non lo diciamo per una questione di ego personale o di voler rimarcare le funzioni. Riteniamo che, anche visto la petizione che diversi cittadini hanno firmato e che sono cittadini che sicuramente, vuol dire, tutto sono tranne che dei rivoluzionari sicuramente, ritengo che queste voci devono essere ascoltate perché vogliamo, e credo che questo sia l'obiettivo che anche l'amministrazione comunale si sta ponendo, arrivare a una soluzione e a una progettazione, perché noi non siamo quelli che diciamo che lì non si deve fare niente, non viviamo di utopia. L'utopia la lasciamo, cioè, a quelli che credono che con l'utopia si può risolvere tutti i problemi del mondo. Noi diciamo che lì sicuramente deve essere fatte delle cose, che sicuramente il proprietario, che a Cassa Depositi e Prestiti, ha diritto a realizzare anche un guadagno, perché è come soggetto ha diritto di realizzare un guadagno, ma che la parte che riguarda la parte che deve essere lasciata a utilizzo pubblico, su questa parte ci deve essere un confronto più aperto. Ecco, su questo noi chiediamo, e siamo sicuri che parlandoci e confrontandoci riusciremo a trovare un punto di mediazione alto per arrivare a una soluzione che i cittadini possono condividere e anche le istituzioni, tutte le istituzioni e anche ovviamente la proprietà. Grazie. Beh, e grazie all'assessore Orioli per la gentilezza di avermi lasciato parlare. Bene, faccio parlare all'assessore Orioli, lo dico a Colombo che è pronto per intervenire, ma perché l'assessore Orioli deve andare via, quindi occorre che la faccio intervenire. Sì. Io vi ringrazio, peraltro vi rassicuro sul fatto che, anche se purtroppo mi devo sconnettere perché questa commissione è stata convocata naturalmente per l'importanza del tema in un orario, diciamo così, non canonico della commissione, quindi con la disponibilità di tutti i consiglieri e della Presidente Letti, che ringrazio. Avevo naturalmente già degli altri impegni, quindi un accavallamento pazzesco come sempre, però vi rassicuro appunto sul fatto che in realtà noi stiamo seguendo e anche i tecnici stanno seguendo, poi c'è l'assessore Mazzanti, quindi quello che sarà detto dopo che io mi sarò sconnessa ugualmente non sarà. Ecco, non temete che stiamo ascoltando. Vorrei fare un po' un punto però, perché in questi giorni ci siamo ascoltati molto e ho sentito molte persone e anche più volte ci siamo visti, prima in quartiere, poi appunto in commissione, poi di nuovo in commissione, poi ci sarà un altro incontro in Savena, quindi in realtà c'è un impegno da parte nostra a lavorare in confronto su questo progetto, che è un progetto preliminare. Quindi riassumo, posizioni chiare. A me le posizioni sembrano chiarissime. Vorrei partire da una considerazione molto semplice. Possiamo parlare di caserme e possiamo fare questi dibattiti fra di noi perché c'è stato un percorso che rende possibile discutere di questi beni e del loro ruolo rispetto alla città. Se così non fosse, non avremmo nemmeno l'opportunità di confrontarci su questi temi e ci sarebbe un muro che non permette nessun tipo di opportunità o di connessione. Quindi secondo me dobbiamo cogliere le opportunità e non certamente pensare che tutto quello che ci viene proposto sia negativo, perché di fatto c'è, è un'opportunità.
Abbiamo una serie di regole di fondo che sono quelle approvate in un POC nello scorso mandato, che ha avuto il suo percorso, ha avuto le sue condivisioni, lo ricordava adesso Cavalieri, ha raccolto i pareri del quartiere, insomma non è uno strumento sconosciuto. Il POC certamente è però uno strumento che, essendo fatto per lavorare su un lungo periodo, perché i piani urbanistici non si realizzano in due minuti, ma appunto si realizzano attraverso faticose vicende che durano tanto tempo, è stato fatto con una serie di grandezze di riferimento che sono, diciamo così, fissate per quanto riguarda insomma, gli elementi determinanti, per esempio la quantità edificatoria complessiva, che è quella e quella rimane e nessuno la sta cambiando, e spero sia ormai chiaro che non cambia solo perché nelle varie versioni di progetto ci sono riferimenti a un numero più grande o più piccolo di alloggi, ad esempio. Ma poi, dentro questo contesto, che è un contesto di regole date, ovviamente ci sono anche delle possibilità di flessibilità. Di questo non dobbiamo avere paura, anzi la flessibilità è anche più opportuno per rispondere a situazioni che cambiano. Qualcuno ha detto adesso siamo in una situazione diversa da quella che poteva essere 10 anni fa o 5 anni fa. Certamente è diversa la sensibilità ambientale, sono diverse le abitudini dei cittadini. Adesso sappiamo ad esempio che tutti noi, se potessero, vorrebbero una casa più grande, con più spazi all'aperto, con più terrazzi, lo dico banalmente pensando a quello che ci è successo in questi mesi. I nostri piani urbanistici, che sono piani che hanno delle lunghe durate, devono essere in grado di gestire queste diversità e questi cambiamenti. Quindi, quando vedete dei numeri che lavorano in dei range, cioè da un minimo a un massimo, con delle percentuali, queste cose sono fatte proprio per poter adattare i progetti, senza però perdere il punto. Il punto qual è? La consigliera Rampioni citava un'operazione immobiliare che è stata fatta lì vicino qualche anno fa, la chiamo Zucchini, non perché mi piace parlare di qualcuno in particolare, ma così ci capiamo. L'operazione immobiliare Zucchini aveva un 70% di investimento sull'area privata e un 30% di investimento da restituire al pubblico. L'operazione Mazzoni che stiamo guardando adesso è esattamente il contrario, cioè quando questa trasformazione sarà finita, il 70% di tutto quello che c'è in quell'area sarà pubblico e il 30% sarà privato. Questo è un principio che non cambia, non si tocca, è fissato dalla pianificazione, e di questo stiamo parlando, e rivendico con una certa, anche se permettete, forza, che questo è il punto di un progetto buono, di un progetto che guarda agli interessi della città e del quartiere. Ora, in questo momento siamo in una fase di progetto preliminare, quindi non riusciamo a vedere ancora tutto quello che ci sarà dentro quel progetto. Quando si fa il progetto preliminare, il proponente normalmente che cosa fa? Lavora soprattutto sulle parti pubbliche, su quello che deve dare al comune, perché il comune naturalmente si preoccupa soprattutto di sapere, di approfondire quello che poi riceverà. Questa è la ragione per cui in questo progetto vedete che forse le parti meno definite sono le case, la parte commerciale, quindi magari questo può anche un po' preoccupare. Ma in realtà questo dipende dal fatto che si è molto lavorato per stabilire un impianto complessivo che funzionasse e che salvaguardasse al massimo la dimensione, l'estensione, la continuità, le relazioni fra tutti gli elementi pubblici. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Dopodiché, il punto di partenza si può migliorare? Sicuramente sì, in questi giorni, da tutti i confronti che abbiamo fatto, anche per esempio con il Comitato per una nuova Mazzoni, ma le stesse cose sono state riprese anche oggi. Abbiamo parlato molto di Via delle Armi, abbiamo parlato molto del canale, questi sono tutti elementi importanti per la storia di questo luogo e che fino ad oggi forse non sono emersi con chiarezza nelle proposte di progetto preliminare, quindi sono elementi che noi ci sentiamo di accogliere.
Lo stesso abbiamo raccolto una preoccupazione sull'area verde che ci deve spingere a lavorare su questo verde meglio che si può. Allora, io l'ho detto anche in consiglio comunale, a volte gli abbattimenti e questi lavori anche così inizialmente molto importanti sono anche legati al fatto che si deve cercare di costruire la continuità delle aree. Se noi lasciassimo tutto il mondo com'è, avremmo 25 o 27 edifici tutti lì nel mezzo con un'area che non ha una continuità importante, no? Invece il nuovo assetto, che naturalmente fa alcuni sacrifici e rinuncia per esempio alla disposizione a corte, però cerca di massimizzare l'estensione dell'area pubblica, della parte verde, in modo che sia un bel giardino tutto compatto. Questo è un principio. Ovviamente è una scelta che sta nella libertà dei progettisti. La disposizione degli edifici residenziali, in origine nello schema del POC era diversa, è stata cambiata anche perché abbiamo cercato di rispettare al massimo gli edifici esistenti. Per quanto riguarda distanze e altezze, ci tengo a precisare che in questo POC non ci sono regole speciali, ma valgono le regole che valgono nel regolamento urbanistico edilizio in tutta la città. Quindi non ci saranno edifici particolarmente più alti o, insomma, come dire, con forme e dimensioni particolarmente diverse rispetto a quelle che sono le regole normalmente applicate nella città. I progettisti stanno pensando, lo si vede nei primi disegni, a dei sistemi a gradoni che quindi sono più rispettosi di questo tema della distanza e anche permettono di avere una serie di spazi aperti importanti anche a servizio delle residenze, perché naturalmente tutti i temi di attenzione che ci hanno sensibilizzato in questi giorni li stiamo valutando e tenendo presenti. Centro direzionale. Questo è un progetto che ha, dicevo, dal punto di vista delle superfici, 70% di superfici restituite al pubblico e 30% private. Dal punto di vista delle volumetrie nel privato c'è un mix di residenza e altre funzioni. Ora, questo mix anche lui può variare da un minimo a un massimo, è per quello che vedete dei numeri che ogni tanto cambiano, ma questo è nella facoltà di chi lavora sul progetto. Però la variabilità ha dei limiti e un limite è costituito dal fatto che quella struttura commerciale è una struttura medio-piccola, non può essere più grande, quindi quando parliamo di centro commerciale parliamo in realtà di una struttura di vicinato, medio-piccola. E lo stesso quando parliamo di centro direzionale parliamo in realtà di una funzione che può essere uffici, ambulatori, perché è prevista espressamente la funzione medica privata, o qualche piccolo negozio al piano terra degli edifici su Via delle Armi. Questo lo dico perché se ve la immaginate in questo modo forse capite meglio dove stiamo andando a tendere, cioè andiamo a pensare che Via delle Armi, che è già una strada di quartiere, debba essere anche una strada che contiene dei servizi, non sono necessariamente tutti i servizi pubblici, sono anche servizi offerti da privati, ma sono comunque degli elementi di utilità. Per quanto riguarda il tema della scuola, il tema della scuola non è un tema che è stato strettamente scelto da Cassa Depositi e Prestiti, ma c'è stata una fitta interlocuzione sul comune con attorno al ragionamento su cosa fare di quella scuola. È stato spiegato durante l'udienza conoscitiva della scorsa settimana dalla persona dell'ufficio scuole che partecipava che in realtà ad oggi la proiezione dell'ufficio scuole è piuttosto orientata su una scuola media, ma che in realtà, siccome qui parliamo di progetti che si sviluppano nel corso di anni, c'è una flessibilità su questo tema e la possibilità, diciamo così, di rivedere il tema scuola anche in relazione alle esigenze che si potranno manifestare. Quindi io credo che questo sia un tema che, diciamo così, non è un tema di richiesta alla proprietà, è forse un tema più di discussione interno all'amministrazione comunale, di cui insomma ci impegniamo certamente a tenere conto, ma teniamo conto però anche della temporalità, perché appunto non sarà una trasformazione che si realizza domani mattina. Secondo me ci sono alcuni punti invece
detto, la via delle armi, il canale, la ciclabilità, lo spazio pubblico e il verde su cui possiamo lavorare in termini qualitativi. Asilo Rizzoli, lo dico per la consigliera Resca, ma ne riparleremo sicuramente a Savena la prossima settimana. Asilo Rizzoli è una ristrutturazione del nido esistente, quindi di fatto rimane un asilo nido ristrutturato rispetto al fatto che oggi quella struttura è insomma fatiscente, un po' decadente e quindi chiusa. Che cos'altro volevo dire? Un percorso partecipato. Noi in questo momento mi sembra che un percorso partecipato lo stiamo facendo, scusate, ma il fatto che abbiamo deciso di venire in quartiere a mostrare un progetto rispetto al quale non c'era nessun obbligo di sentire in questa fase il quartiere e stiamo qua discutendo e da giorni stiamo discutendo sulle cose che ci piacerebbe inserire in questo progetto è di per sé un percorso partecipato e c'è il nostro impegno a recepire dei suggerimenti. Vorrei però essere molto chiara, i suggerimenti riguardano soprattutto quel 70% di parte pubblica che ci viene restituita e che credo sia un'opportunità straordinaria che difficilmente si potrebbe realizzare se il nostro interlocutore non fosse un interlocutore così particolare come la società che appunto gestisce e detiene la proprietà di quest'area. Ecco, io mi fermo qui appunto però ribadendo disponibilità e attenzione che credo di aver già manifestato e anche ringraziandovi per tutti i suggerimenti che ci avete dato. Buona serata. Grazie, do la parola al consigliere Colombo. Sì, grazie Presidente, mi scuso con tutti per il breve blackout. Nel contempo mi corre l'obbligo di chiedere, ma questo vale in generale per tutte le commissioni, avevo capito che avremmo avuto tempo fino alle 6:30 e quindi così mi ero regolato. Diciamo, sarebbe buona norma riuscire a conoscere all'inizio l'organizzazione esatta dei lavori. Ciò detto, credo che insomma, molte cose sono state dette fra la scorsa seduta e questa. Diciamo, voglio riprendere alcuni aspetti. Io credo che questo, insomma, ci sia bisogno di un certo equilibrio. Io penso che questo piano contenga in sé anche delle potenziali opportunità. Mi riferisco ad alcuni anche numeri, cioè il fatto che oggi abbiamo in sostanza 46.000 metri quadri completamente chiusi e inutilizzabili da chiunque e che domani avremo 18.000 metri di superfici private, 27.000 di superfici pubbliche aperte alla collettività è senza dubbio un'opportunità, così come anche l'aumento dell'indice di permeabilità dal punto di vista ambientale, che è uno degli obiettivi anche della recente legge urbanistica regionale, così come una serie di dotazioni pubbliche che sono contenute in questa proposta. Poi, come dire, gli aspetti positivi li hanno sottolineati anche altri, io credo che sia più interessante invece interloquire raccogliendo con serietà l'apertura dell'assessora Orioli rispetto al fatto che ci troviamo di fronte a un progetto preliminare di una proposta di PUA e che vi è disponibilità dichiarata da parte sia della Giunta Comunale che di Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR a intendere questo e immagino quindi di conseguenza anche allo studio di architettura che ha e di pianificazione urbanistica che ha curato questo piano a prendere questo come un punto di partenza migliorabile. Cito in maniera virgolettata le parole dell'assessora. Ecco, se prendiamo sul serio questa apertura, questa disponibilità, questo punto di partenza migliorabile, io credo che ci siano diversi aspetti che meritano una riflessione. Il primo è il tema della edificazione, nel senso che non c'è dubbio, l'ho detto io per primo e qualcuno avrà potuto magari anche storcere il naso di fronte a questa mia affermazione, che comunque da 46.000 metri quadri indisponibili passiamo a 27.000 restituiti alla collettività e io questo lo confermo essere un miglioramento. Però bisogna anche dirsi un'altra cosa, ragionando invece in termini di cubature, di volumi.
che oggi abbiamo un'edificazione di 96.000 metri cubi, domani l'edificazione complessiva pubblico più privato salirà a 110.000 metri cubi. Quindi attenzione, perché è vero che c'è un rapporto più a favore del privato, del pubblico rispetto al privato, è vero che si aumenta la permeabilità del terreno, che sappiamo quanto è importante dal punto di vista climatico e ambientale, però teniamo anche conto, tra i dati oggettivi, che l'edificazione passa dagli attuali 96 a 110. Non è un tema da poco in termini di carico urbanistico ed edilizio. Ovviamente sempre che non abbia frainteso, diciamo, i dati di sintesi salienti del progetto, ma non mi pare. Ecco, quindi insomma, l'edificazione è veramente significativa e superiore a quella preesistente. Io credo che su questo occorra interrogarsi. Secondo tema, le funzioni pubbliche. Ovviamente quelle previste sono positive, chi è che rifiuterebbe mai una scuola o una palestra? Certo, viene da chiedersi perché si è cambiato 3 volte idea nel corso degli anni sul tipo di scuola da prevedere. Prima erano le tambroni da portare lì, poi erano elementari e materna, ora siamo alle medie. E lo dico non per criticare, nel senso che ci può stare che cambiano le prospettive, gli scenari, l'andamento della vita della città, della comunità, e quindi cambiano anche le previsioni. Però attenzione, se questo vale per le scuole, allora questa flessibilità, questa variabilità nel corso del tempo delle previsioni urbanistiche, perché nel frattempo cambia la città e cambia la comunità, se vale su quali scuole prevedere, bisogna che valga lo stesso ragionamento anche su altri aspetti della pianificazione. Dicevo quindi una serie di dotazioni pubbliche assolutamente condivisibili, ma anche delle dotazioni pubbliche che mancano. Non posso per motivi di brevità approfondire troppo, ma io credo che quelle scolastiche sono molto positive, ma sicuramente in quella zona abbiamo bisogno di dotazioni sanitarie, di dotazioni culturali, di dotazioni di servizi sociali. Colombo, scusi, sono già 5 minuti, perché se no non riusciamo mica, dopo devo far parlare tutti gli altri che devono rispondere. Prego. Ok. 5 minuti. Sulle dotazioni pubbliche ho finito, sugli usi non residenziali credo anch'io che non abbiamo bisogno di ennesimi supermercati, sappiamo che sotto certe metrature c'è una liberalizzazione, si tratta di capire che metrature si prevederanno. Un tema a cui tengo molto, Presidente, il tema ovviamente della mobilità, leggo nelle slide che la volontà è di creare un nuovo quartiere carbon free, però registro che c'è un sacco di superficie impermeabile fatta di strade e di parcheggi. Cioè, per darvi l'idea, ho provato a sommare la superficie di parcheggi e verde, la proporzione è 40% di parcheggi e 60% di verde. Io credo che più tutte le strade, quindi in realtà il grigio è sicuramente più significativo di quel 40% in termini di superficie rispetto al verde. E penso che questo sia un problema, cioè veramente tanti, troppi parcheggi che forse andrebbero ridotti, in parte monetizzati per fare ulteriori dotazioni pubbliche e magari interrati. Il sottopasso è fondamentale che venga allargato, ma... scusi, perché non ce la facciamo, cioè davvero, devo fare intervenire chi deve rispondere, capito? Ho capito, non sono intervenuto l'altra volta. Lo stesso, però i 5 minuti sono già passati, abbiamo fatto fare tutti i 5 minuti. Vabbè, concludo dicendo Via delle Armi, che a mio avviso dovrebbe essere mantenuta a senso unico nel tratto che oggi lo è, per evitare ogni rischio, diciamo, di futuro collegamento invece interquartiere fra Savena e Santo Stefano. Grazie. Grazie, do la parola alla consigliera Colombo, sì, alla consigliera Colombo. Grazie Presidente. Dunque, io vorrei fare innanzitutto delle osservazioni su alcune affermazioni che ha fatto l'assessore Orioli nella puntata precedente. Dunque, l'assessore ha detto che si è tanto parlato di questa trasformazione senza però conoscere il progetto. Ecco, il problema a mio avviso non è tanto il progetto, perché la sostanza è che nascerà un nuovo quartiere, e il fatto che si decida di far nascere nuovi quartieri, come in questo caso, ma
come anche ai prati di Caprara, non è una scelta ambientalmente sostenibile, provo a spiegarmi. La nostra città non è in grado di reggere le pressioni che un nuovo quartiere esercita. Durante la prima parte della commissione ho letto i dati della Valsat che riporta proprio gli impatti che derivano dal progetto e parlo della Valsat allegata al POC 2016. Anche il rappresentante del comitato ex caserma Mazzoni Bene Comune si è soffermato su questi dati della Valsat. Non lo diciamo noi quindi che ci sarà un forte impatto, ma lo dice lo studio della Valsat. E questa questione non deve interessare solo chi vive in quell'area, ma a mio avviso deve interessare tutta la città. Mi pare di capire, questo lo chiedo, non sono sicura che ci sia, sia stato elaborato un nuovo studio, un nuovo rapporto Valsat in relazione al PUA. In tal caso chiedo se ci può essere capitato oppure dove lo posso trovare. È difficile vedere questa trasformazione in termini positivi, come ci chiede l'assessore Orioli, perché viene restituita, ci dice l'assessore, restituita alla città un'area che oggi non è fruibile. Mi chiedo, sarà fruibile perché ci saranno dei palazzi e qualche striminzito alberello e un'area direzionale o commerciale? Abbiamo bisogno noi di questo? A me non pare. Io penso che la città abbia bisogno di ben altro e durante la fase di lockdown l'abbiamo visto, c'è bisogno di spazi ampi, di verde e di socialità. Altro discorso, apriamo queste aree alla città, non le abbandoniamo e attraverso politiche di rigenerazione evitiamo di espandere la città altrove. Io questo punto che dobbiamo espandere la città non l'ho capito, anche se in 10 anni c'è stato un lieve aumento della popolazione residente, continuo a non capire come si fa a dire che c'è bisogno di costruire nuove case se rispetto al 1971 la popolazione è calata del 20%, mentre il numero delle abitazioni è aumentato del 15%. Si dirà, ma lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti hanno avuto problemi a cercare casa. È vero, ma perché? Abbiamo fatto un'istruttoria pubblica su questo, però vedo che ognuno ha capito quello che voleva capire. Perché? Si è deciso di foraggiare compagnie aeree low cost e destinare le abitazioni ad affitti brevi. Il problema non è costituito dal privato che affitta per ricavare un piccolo reddito, ma è la diffusione di questa modalità di affitto che è praticata anche da chi l'ha fatto per mestiere, investendo su Bologna anche se non vive a Bologna. E adesso questo meccanismo abbiamo visto che è andato in crisi. Diciamo che è stato un errore puntare su un solo settore economico, puntare solo su un turismo che si è rilevato fragile, oltre che insostenibile, senza diversificare l'economia in un'ottica di visione strategica sul lungo periodo, cercando di sostenere e far crescere altri settori economici. E cosa sta succedendo adesso? A me questa cosa mi ha lasciato senza parole. Vengono offerte le abitazioni per lo smart working. Tra gli host di Airbnb c'è chi offre luoghi dove poter lavorare da remoto in piena tranquillità, evitando però le distrazioni dell'ambiente casalingo. Io spero che non dobbiamo vedere anche questo. E capisco che ci sono gli accordi, però visto che il mondo va avanti e non possiamo far riferimento a un quadro cristallizzato perché le cose stanno cambiando e se non avevamo bisogno di nuove case prima dell'epidemia probabilmente ne avremo ancora meno bisogno dopo. Riporto un esempio soltanto, pare che l'università il prossimo anno riprenda le lezioni con la doppia modalità in presenza e a distanza, risulta che siano stati fatti anche investimenti per la didattica a distanza. Non voglio qui discutere di questa scelta perché non è la sede, ma voglio far riflettere sul fatto che probabilmente la maggior parte degli studenti fuori sede non verranno a Bologna e non tanto perché preferiranno la modalità a distanza, ma forse saranno costretti perché sicuramente meno costoso per le famiglie, molte delle quali in sofferenza economica anche a seguito delle misure che sono state messe in atto per il contenimento del Covid-19. Io non sono così sicura che torneranno tanti studenti fuori sede. Quindi l'avevo già chiesto quando ho introdotto l'udienza conoscitiva, riragioniamo sulla necessità, sull'opportunità che nasca un nuovo quartiere a ridosso di Via Toscana, che nascono in generale nuovi quartieri, perché con i prati Caprara non abbiamo avuto una risposta positiva, nonostante l'istruttoria pubblica, e il Comitato Rigenerazione e Speculazione lamenta che il PUG non tiene conto delle decisioni prese in sede di istruttoria pubblica, che rappresenta un momento di alta partecipazione pubblica. A me sembra che l'amministrazione si esprima in un modo, ma poi le azioni non sono conseguenti. L'hanno ricordato più consiglieri e consiglieri, abbiamo votato l'emergenza climatica e ambientale, ma non è successo nulla.
non ho capito come l'amministrazione pensa di arrivarci. Io spero che l'amministrazione rifletta su quanto è stato detto oggi, rifletta su questa discussione e apra un percorso partecipato per restituire alle cittadine e ai cittadini spazi realmente fruibili, spazi verdi e di socialità. Capisco la riduzione del debito, ma non si può ridurre il debito pubblico a discapito della salute. Grazie Presidente. Grazie. Allora, intanto mi viene in mente subito che la consigliera Giulia aveva fatto una domanda specifica alla professoressa Savini, quindi intanto se vuole rispondere, cioè, so che l'aveva citata e quindi chiedo se vuole dare questa risposta e vuole intervenire. Molto volentieri. Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Grazie Presidente, un saluto a tutti. Prima di entrare nel dettaglio della risposta alla domanda che mi ha fatto Isabella Angiuli, vorrei toccare una questione, ho ascoltato l'intero dibattito oggi, perché diventa più chiaro, mi è più semplice poi rispondere. Si è detto prima che c'è stato un lunghissimo percorso, sono state ripercorse tutte le tappe, addirittura i piani regolatori andando indietro molti molti anni. Io sono sicura che è andata così, che ci sono stati molti atti che precedono quest'ultimo passo di questo piano preliminare. C'è però un dato di fondo che secondo me dimentichiamo spesso, perché siamo troppo abituati a ragionare in termini di qualità, di funzioni e molto poco di esiti finali di questi piani. Cioè i piani che sono stati citati sono piani che dicevano che cosa si vuole fare, in che misura, cioè una serie di quantità su vari aspetti e ponevano in linea di massima dei retini e qualcosa di più delle norme dicendo poi si andrà avanti e noi sappiamo che l'urbanistica è fatta così, a ricaduta si va avanti fino ad arrivare al progetto architettonico, così che l'esito finale, cioè la trasformazione fisica dei luoghi, quei luoghi della comunità di cui ha parlato prima Clancy, quei luoghi della comunità, la trasformazione fisica dei luoghi, cioè i luoghi in cui noi viviamo, che sperimentiamo, che condizionano la nostra vita, ci diventano chiari soltanto alla fine. Cioè questa divergenza o comunque questa differenza tra il che cosa e il come ce la dovremmo avere molto chiara, perché in questo passaggio tra il che cosa e il come viene fatto questo che è, questo oggetto che abbiamo deciso di realizzare, è contenuto l'intero valore culturale dell'architettura. E se non abbiamo chiaro questo, fatichiamo a staccarci da questo discorso che sposta sistematicamente la discussione sugli aspetti quantitativi e funzionali. Sulla questione delle corti, molto semplicemente, io non faccio tanto una questione corti sì, corti no, dico soltanto che lì ci sono già degli spazi liberi che sono collegati fra loro, stanno in relazione fra loro, le relazioni sono fondamentali come fra le persone. Se noi stabiliamo delle fratture, lavoriamo in direzione assolutamente contraria alla direzione con cui le opere migliori di architettura urbana e che noi conosciamo hanno lavorato. Uno per tutti, Palazzo dei Banchi a Bologna, che ha questi voltoni più alti del portico, in corrispondenza dei quali confluiscono le strade della vecchia città medievale in Piazza Maggiore. Questo è uno dell'infinità di esempi che potrei portare. Quindi la continuità negli spazi liberi è un elemento fondamentale e lì c'è un'articolazione molto ricca. Io non voglio entrare nel merito di un progetto nel senso proprio dettagliato delle questioni, ma penso che noi abbiamo ereditato quella situazione che ci mostra queste grandi corti come elemento d'ordine per il resto del tessuto. Nell'area Mazzoni probabilmente non c'è bisogno neanche di ricrearla, ma di ragionare su questi spazi liberi sì, senza costruire cesure ulteriori, perché le fratture, le interruzioni dell'edificato costituiscono sempre un limite che poi non sarà più possibile superare. La Valentina Violi, la collega universitaria come me, diceva è una scelta, è certo, però le scelte vanno motivate razionalmente.
se non c'è una ragione precisa per fare un'operazione che va contro la dinamica urbana, così come la conosciamo, cioè gli esempi più positivi, forse è necessario un ripensamento. Un'ultima questione, perché si ottenga questo luogo della comunità di cui si diceva prima, è per questo che ho insistito molto anche sulla questione architettonica, perché noi abbiamo un'infinità di appelli per il cinema, la musica, l'arte, la letteratura, la filosofia, per la salvaguardia di tutti questi componenti culturali. Stranamente l'architettura nella prassi di formazione della città è sistematicamente estromessa e rimandata a uno stadio della realizzazione quando diventa inefficace, è come disarmata di fronte alle sue possibilità. Quando invece è l'architettura, e cioè il fatto che noi chiamiamo città d'arte le città costruite con l'architettura, qualcosa che rende anche sul piano economico. Faccio spesso l'esempio di Bilbao. Bilbao era un posto assolutamente disastrato. Mi scusi, le chiedo di concludere perché... Faccio soltanto questo esempio per essere chiari. Bilbao è stato costruito questo museo in un posto assolutamente disastrato, con un programma sovradimensionato, un progetto costosissimo che ha avuto bisogno di manutenzione subito dopo, ma ha risollevato completamente le sorti economiche di questo mondo, di questo luogo. L'architettura ha una potenzialità straordinaria e secondo me dobbiamo rivendicarne la necessità. Grazie a tutti. Grazie. Allora, io chiedo a Depositi e Prestiti se vogliono intervenire. L'altra volta alla fine avevano iniziato un intervento, poi dopo avevamo chiuso la questione, se vogliono dare qualche risposta e se vogliono intervenire. Poi darei anche la parola a Mazzanti per eventualmente la parte più dedicata anche alla viabilità e quello che vuole dire, insomma. Stefano Brancaccio, mi si sente? Prego, sì. Aspetta, un po' adesso. Sì, scusi un attimo, c'è un tema di doppio computer, ok. Adesso mi dovreste sentire bene. Sì. Ecco, metto anche la faccia. Ma molto rapidamente, da un lato un po' dispiace essere considerati degli speculatori immobiliari, lo dico così un po' francamente, che in qualche modo hanno progettato questo intervento senza confrontarsi con nessuno, perché da un lato quanto la proposta che è stata appunto la proposta preliminare che è stata vista e analizzata è l'esito di un confronto lungo con gli uffici competenti dell'urbanistica ed è anche l'esito di cioè non è la prima, insomma, sono state fatte alcune proposte con ipotesi di impianto e diverse soluzioni e poi discutendo è arrivata a questa soluzione che poi è stata presentata in forma preliminare, appunto. La seconda cosa è che noi ci siamo limitati ad applicare le regole, è stato detto più volte, quindi non lo ripeto, che sono le regole che valgono per tutti. La strumentazione urbanistica prevedeva appunto queste indicazioni, ci siamo limitati ad applicarle. In ogni caso, in queste riunioni di commissione, che poi sono state forse anche di partecipazione, vista l'adesione, sono uscite fuori numerose indicazioni che alle diverse scale verranno prese in considerazione, naturalmente. Non sto a ripetere perché molte cose le ha in effetti sintetizzate, mi ero preso una montagna di appunti, ma molte cose le ha detto l'assessore Oreoli, quindi non sto a ripeterle. Credo però che ci siano due o tre questioni, e cioè le indicazioni puntuali che sono arrivate da chi conosce bene il quartiere, sono sicuro che noi senz'altro, ma anche i progettisti, siamo in posti diversi, hanno preso degli appunti e verranno prese in considerazione alla giusta scala, che è più ravvicinata di questa attuale, mi riferisco ai salti di quota, al verde e ad altre questioni. Vorrei il canale che esattamente, che sono tutti temi che ci siano ben chiari, c'era anche ben chiaro che l'avremmo affrontati alla scala corretta, cioè quella della progettazione appunto delle opere pubbliche e dell'intervento. E l'altra questione che volevo dire è che effettivamente relativamente alla scuola, sì, è stato detto, noi abbiamo recepito le indicazioni che ci sono state fornite. L'importante dal nostro punto di vista è che si sia assunta
da chi deve decidere qual è il programma funzionale prima dell'avvio della progettazione definitiva delle opere pubbliche, perché francamente in quel momento è importante saperlo. No, la maggior parte delle indicazioni sono state già fornite. Il centro direzionale, in realtà stiamo parlando di un intervento, insomma, sono poco più di 1500 metri quadrati di SLP, è un piccolo edificio in qualche modo, chiamarlo centro direzionale, probabilmente invece aumenterà il mix funzionale di questa zona e potrebbe essere più un'opportunità che una criticità. La stessa cosa, il centro commerciale, stiamo pure lì parlando di una piccola superficie di vendita e... Insomma, anche qua, poi dipenderà molto dal progetto, il tentativo, l'indicazione che fornisce questo progetto di urbanistico è quella di delle esperienze più efficaci che ci sono in giro relativamente ai centri commerciali, ai supermercati o comunque alle superfici di vendita di quartiere, che sono più soltanto la squallida superficie di vendita funzionale dove vai a fare la spesa e scappi via perché ti senti male di restarci un minuto di più. Gli ultimi che si stanno guardando in giro, adesso senza citare delle catene con le quali comunque abbiamo dei dialoghi aperti, vedono sempre la presenza di altre funzioni correlate dallo spazio all'aperto con un caffè per incontrarsi, al panettiere che ti fa il pane e altre questioni. L'indicazione del progetto che lo incastra tenendolo chiaramente un po' separato con le residenze va proprio in quella direzione lì, c'è una al gestore di questo futuro, di questa futura attività gli viene urlato in qualche modo come indicazione progettuale di pensare in maniera più complessa di quella funzione, però sono tutte cose, correttamente è stato detto da molte persone, che si vedranno al giusto momento, cioè a quello della scala del livello progettuale e la disponibilità a dialogare, appunto siamo qui e quindi c'è senz'altro, però ferme le regole, nel senso che correttamente è stato detto che le partecipazioni ne facciamo molte, abbiamo una quarantina di interventi anche più grandi di questi di Bologna e di questo qui di Bologna, per carità, Lassani, e in giro per l'Italia partecipiamo sempre, quelli più efficaci sono proprio quelli che, è stato detto da più di una persona, si concentrano proprio sugli spazi pubblici e sulla loro sulle indicazioni che devono. Perché? Ma perché vengono molte idee, non perdo neanche un secondo, però insomma su Roma abbiamo cambiato idea completamente nel corso del progetto, proprio in questa fase di progetto preliminare, sull'indicazione che era stata pensata all'inizio e ne è venuta proprio con la partecipazione un'indicazione molto, molto, molto diversa e molto più pertinente della precedente. Però le regole sono quelle, non potete chiederci di autoridurci delle quantità che sono state poste alla base del momento in cui ci siamo affacciati su questo progetto, cioè quando abbiamo comprato l'area. Noi l'abbiamo comprata con delle indicazioni e delle certezze, rispetto alle quali veramente non ci può essere chiesto alle quali ci può essere chiesto di rinunciare, insomma. Ecco, non vorrei aggiungere altro, anche perché la maggior parte delle indicazioni le abbiamo raccolte, che era un po' il senso di questa iniziativa, e alcune risposte erano state date. Un'unica, ecco, forse questa non è stata detta, perché forse è venuto dopo, i parcheggi sono tanti, siamo d'accordo, molto d'accordo, nel senso che però questa è una normativa della vostra città, che vediamo anche in altre situazioni. Ecco, un invito proprio il senso della partecipazione a fare un ripensamento su queste ampie dotazioni di parcheggi forse sarebbe opportuno, visto che è vero che più andiamo avanti e più la mobilità si rivolge ad altri mezzi che hanno bisogno di meno spazio di parcheggio, insomma, ecco. E quello, figurateci, noi saremo i primi a eliminare parcheggi a favore del verde. Non vorrei aggiungere altro. Grazie. E adesso ho scritto, non so se mi hanno risposto, lo studio Tasca, se voleva fare qualche integrazione. No, Paolo Cavalieri, non si può più fare delle domande perché dobbiamo chiudere alle 18:30, quindi non riesco. Volevo sapere se lo studio Tasca voleva fare qualche... Sì, grazie Presidente, solo alcune specifiche rispetto ad alcune questioni che sono state sollevate, mi pare che comunque molto abbia già detto
Stefano Brancaccio di Cassa Depositi e Prestiti. Sulla scuola, confermo quanto aveva già detto e che non ho detto la volta scorsa il dirigente del settore scuola del Comune di Bologna. Quella scuola è stata dimensionata con una superficie fondiaria dell'8 per ospitare una scuola primaria di due sezioni, quindi 10 aule, così come può essere trasformato quell'edificio in una scuola da scuola secondaria a scuola primaria. Quindi questo ci è stato chiesto dal Comune, di lavorare in tal senso proprio per mantenere la massima flessibilità sulla destinazione d'uso finale dell'immobile. Quindi una superficie fondiaria ben superiore rispetto a quella richiesta dal DM 1975, che è quello dell'edilizia scolastica, per poter ospitare del caso una primaria con due sezioni, quindi con 10 classi. Rispetto alle questioni che sono state sollevate prima, sono brevissima perché ha già detto tutto Brancaccio. I parcheggi pertinenziali sono tutti interrati, i parcheggi pubblici sono quelli richiesti, quindi non facciamo altro che applicare le regole. Concordo evidentemente sul fatto che se si potessero ridurre le dotazioni di parcheggio pubblico in una zona come questa, già densamente qualificata, dove è presumibile e auspicabile che si vada a piedi o in bicicletta, tutto di guadagnato. Rispetto alla questione invece sollevata sulla ciclabile, è evidente che si deve approfondire, e non è questa la fase, la sarà quella della presentazione del piano urbanistico, la connessione della ciclabile che attraversa il comparto con il salto di quota che avviene su Via delle Armi. Io mi fermo qua perché mi sembra che ci sia già stato detto molto. Grazie. Chiedo a Massanti se vuole fare un'integrazione rispetto a quello che ha detto prima. No, alcune questioni sono state sollevate. La parte dell'Orioli naturalmente la stracondivido, per quel che riguarda alcune considerazioni che sono uscite. Allora, intanto la considerazione del 2016 che ha fatto un consigliere di quartiere, se non sbaglio il nome, me ne scuso, si chiama Begai. Nel 2016, quando loro hanno approvato il POC, anzi è stato prima del 2016, dovevano guardare che i consigli di quartiere, così come le assemblee pubbliche fatte, così come tutte le altre attività, nel PUV, piano di valorizzazione delle aree dismesse, c'erano già definiti i valori e gli indici. Questo lo dico perché, lo dico anche all'amico Cavalieri, quando loro non hanno approvato un progetto. Loro, le volte prima, parlo del 2007-2009, hanno approvato i valori in campo. E se vuole, Cavalieri, gli mando tutti gli atti e i protocolli di quello che è stato visto e le assemblee pubbliche fatte su questo. Perché? Perché il piano era difendere aree agricole, non consumare terreno agricolo e costruire solo in funzione delle aree dismesse. Per cui loro, quando hanno approvato il POC, hanno approvato quello che già prima di loro altri avevano discusso e approvato, ma Cavalieri sicuramente si ricorderà, così come tutti gli atti che noi abbiamo fatto. Per cui che il progetto venga rivisto, le cose che ha detto prima la mia collega, la vice sindaco, sia quello che ha detto lo studio Tasca, ma anche il dirigente della Cassa Depositi e Prestiti, rientra in un piano che nel suo complesso va a verificare i 19 punti di interesse. Ricordo, per chi era in consiglio comunale, ma anche sulla stampa, che il nuovo presidente dell'Invimit, vi ricordate cosa disse su Prati Caprara? Che ci scandalizzammo tutto, ordini del giorno, che lui voleva riportare a casa i soldi che aveva anticipato al Ministero del Tesoro. E voleva, non avendo capito nulla di quello che si era discusso su Prati di Caprara. E noi gli dicemmo, scusa, su 19 punti, il tuo è uno dei 19, perché non attuate quello che il Ministero del Tesoro vi dice di attuare sulla base di accordi presi con i valori definiti. Sullo sviluppo poi dei PUA, come questi vengono fatti, sulla base di questo, è stato presentato. E l'Orioli ha ampiamente detto, e non ha chiuso porte, se non in un ambito già definito, e basta prendere gli atti discussi e stradiscussi in assemblee, in tutti i siti, in tutti i luoghi, dal 2007 venendo avanti. Per quel che riguarda le considerazioni fatte da alcuni di voi, dovrei ripetere quello che ha detto l'Orioli. Alcune proposte che sono state fatte mi sembrano proposte ampiamente verificabili. Per quel che riguarda invece alcune questioni rispetto alle utilizzazioni, parto prima perché non posso lasciare solo l'amico Colombo la questione della ciclabilità e della parte riferita alla viabilità. Credo, ma l'ha già detto lo studio Tasca e l'ha detto anche il dirigente, che quella va rivista, perché così com'è in quel disegno chiaramente
non è molto, molto funzionale, però c'è la disponibilità in sede di esecutivi di rivedere e fare diventare questo una cosa più funzionale. Per quel che riguarda la crescita o meno della città, ricordo che Bologna nel piano regolatore del 1953-60 prevedeva 1 milione di abitanti. Per fortuna che non l'abbiamo, quel piano regolatore l'abbiamo calato, perché sennò oggi non avremo più 1 metro di area da poter utilizzare. Poi Bologna ha ricominciato a crescere, ma nessuno vuole arrivare là. Non a caso abbiamo messo in salvaguardia tutti i terreni agricoli e abbiamo detto di utilizzare terreni già usati che devono essere riciclati, ma con un interesse ben preciso, l'interesse pubblico. E l'interesse pubblico si è manifestato nella tutela dell'interesse nostro, come bolognesi, ma anche l'interesse di uno Stato che ha deciso di mettere a reddito una parte del suo patrimonio per ricavare risorse finalizzate a... Possiamo essere d'accordo o non d'accordo, ma questo è stato quel momento, quella particolarità che vedo che anche oggi col Covid non è che si è messo tanto meglio. Per quanto riguarda alcuni usi che vengono redatti, sarà meglio che però nel piano sanitario cittadino, e questo è un problema di distretto, bisogna che ci capiamo, perché vi ricordo che su quelle che sono le case della salute c'è un piano ben definito di ubicazione delle case della salute e dei servizi sanitari. E in quella zona, se non ricordo male, visto che Mazzacurati avrà un'altra destinazione, l'ha acquistato la regione per altri fini, tutti di tipo chiaramente culturale e monumentale, beh, devo dire che c'è una forte discussione aperta fra le scuole vicino a voi di Savena, fra l'ex Malpighi vecchio che poi è diventato nuovo, ed eventualmente altri siti, ma il fulcro del bene pubblico su cui piazzare le cosette come quella che abbiamo a Naville, come quella che c'è San Donato San Vitale, c'è un discorso, ma quel discorso va verificato in quell'ambito per capire qual è l'ubicazione migliore, perché la Casa della Salute vuole un bacino per collocare anche altri servizi sanitari. Ebbene questo, perché su quel piano c'è un altro tavolo che va a definire quegli ambiti che si incrociano chiaramente con l'urbanistica. Per quel che riguarda lo sviluppo della città, beh, devo dire che pensare al turismo, pensando all'attività industriale, sanitaria, ospedaliera, industriale che Bologna ha, scusatemi, ma il turismo è una parte, se no non vedo perché, dal punto di vista industriale, anche in periodo Covid, l'industria bolognese ha continuato a lavorare, ha continuato a produrre da questo punto di vista. Per cui è chiaro ed evidente, e lo torno a sottolineare, che nel momento in cui si va a operare sulla riqualificazione, nell'arco dell'accordo fatto sui 19 progetti, a parte 2 che sono di entità privata, che sono fuori da questo pacchetto, ho ricordato Staveco, ho ricordato le aree collinari, potrei ricordare delle altre. Ok? In quell'ambito, quelle utilizzazioni pubbliche, che sono all'interno degli accordi presi con lo Stato, nessuno ha regalato niente, pur in un accordo generale di visione di questo. In ultimo, voglio dire alla carissima amica Angiuli, che dormo tranquillamente la notte, ma quando si fanno questi discorsi bisogna sempre dire tutto e la verità su ogni cosa, anche perché quella storia che ho raccontato in pochi minuti è ampiamente descritta in verbali, in atti, in provvedimenti e in verbali di decine di assemblee fatte nel territorio bolognese, che hanno coinvolto tutti i quartieri della città. Ecco qua, perfetto. Allora, io ho chiesto a l'architetto Davide Fornale di dire 2 parole sulla procedura, anche perché ovviamente questo tema, questa delibera arriverà più avanti, molto più avanti, in consiglio ben 2 volte. Quindi credo che sia importante che ci faccia un minimo di, come dire, riassunto dell'iter procedurale che avrà questa delibera. Prego, Davide Fornale. Sì, è pronto, buonasera. Allora, no, sarò velocissimo. Diciamo che l'autorizzazione alla presentazione del PUA, i fatti in cosa consiste? Consiste nel valutare un progetto preliminare, attivare una conferenza dei servizi che di fatto raccoglie tutti i pareri degli enti interessati, dei servizi interni del comune, in modo da avere un quadro complessivo della situazione e attraverso una delibera di giunta che farà
diciamo, propria questo documento di chiusura della conferenza dei servizi, dando anche delle indicazioni, diciamo, nella delibera su come procedere, migliorare la qualità e dando indicazioni su il miglioramento del progetto, si arriverà appunto a questo atto che autorizzerà la presentazione del PUA. Dopodiché lo studio tecnico, lo studio di progettazione incaricato dalla proprietà redigerà il PUA vero e proprio, e quello avrà l'iter di fatto, quello tradizionale, dovrà essere depositato per le osservazioni. Questo deve avvenire, come da legge regionale 24, entro il 31-12, più i tempi che l'atto regionale ha dato per il Covid, che sono un paio di mesi, quindi dovrà avvenire tutto entro i primi mesi del 2021, dopodiché ci saranno le osservazioni, ci saranno le controdeduzioni e si arriverà alla delibera di Consiglio Comunale di approvazione del PUA. Dopodiché, diciamo che l'attuatore potrà presentare i progetti per le opere di urbanizzazione. Quindi, se mi riattacco un attimo alla pista ciclabile, il progetto esecutivo della pista ciclabile del canale di Savena sarà nel permesso di costruire delle opere di urbanizzazione. Quindi nel PUA sarà più dettagliato rispetto a questa fase, ma ci sarà proprio un progetto dedicato per queste opere, per tutte le opere pubbliche. Dopodiché ci saranno i permessi di costruire per la stipula delle convenzioni e i permessi di costruire per le parti private. Questo è di fatto l'iter che diciamo la nostra normativa, il nostro regolamento prevede. Qui siamo nella fase preliminare. Io avrei finito, Presidente, se non ci sono ulteriori domande. No, questo mi premeva dirlo, perché occasioni di confronto ce ne saranno sicuramente altre, quindi ci sarà tutta la fase del Consiglio che si avrà ben due volte, in cui insomma si può, come dire, approfondire un'importante discussione insomma nell'iter del Consiglio. Bene, io adesso avrei gli otto consiglieri che hanno richiesto le udienze conoscitive, quindi chiamo uno a uno e voi... Presidente... Sì. Chiedo scusa se intervengo. Sono il disability manager. Ah, ciao, prego, ciao. Prego. Scusami, mi scusi Presidente, ma io l'altra volta avevo fatto una domanda allo studio relativa al preliminare di progetto, cioè, ovvero se in quel preliminare erano già state previste le linee, diciamo, di progettazione che seguono, diciamo, la progettazione per tutti, cioè quindi che generano poi una fruibilità complessiva del manufatto, diciamo, complessivo, sia per le persone, diciamo così, normodotate, che anche per i disabili e magari pure le persone anziane, considerando il come dire, la tendenza della demografia della nostra città. Allora, io su quello non ho avuto una risposta, okay. Se o non è prevista lì o... Magari è sfuggita. Sono 4 ore che facciamo questa commissione. Presidente, mi scuso io, perché invece era un appunto che avevo preso anche l'altra quando volta. Quando parlate dite il nome, perché io non so chi, cioè non riesco a capire se no chi siete. L'architetto Tartari, mi scuso io col disability manager, perché mi ero presa esattamente appunti anche nella scorsa commissione relativamente a questo tema. Quindi può rispondere, perfetto. Può rispondere se vuole. Grazie. Mi scuso per non averlo detto prima, ma in effetti mi è sfuggito, e assolutamente sì, nel senso che va raccolta, abbiamo intenzione di raccogliere questa sollecitazione del disability manager. È evidente che tutti gli spazi pubblici, ma non solo quelli pubblici, dovranno essere disegnati e progettati con i criteri della massima fruibilità e accessibilità, anche con riguardo alle linee guida dell'Universal Design. Quindi sì, nel senso di pensare che siano un parco delle ciclabili, dei marciapiedi, degli spazi pubblici che siano offerti col massimo grado di fruibilità anche rispetto ad altre disabilità sensoriali. Grazie. Bene. Quindi io a questo punto darei la parola agli 8 consiglieri che hanno richiesto
che hanno richiesto l'udienza conoscitiva. Allora, la prima consigliera a cui do la parola è la consigliera Raffaella Santi Casali, prego. Grazie Presidente, farò perdere davvero poco tempo, ma io ho ascoltato veramente con molta partecipazione e molto desiderio di capire anche di più, io perché come avevo detto nell'introduzione era anche da parte di noi consiglieri la necessità di capire di più e approfondire un tema che è fatto veramente di tante cose. Credo sia stato un bel confronto, anche mi viene da dire sincero, ecco, nel senso che anche la proprietà e anche insomma abbiamo sentito delle dichiarazioni così con tutto esposto sul piatto, ecco, diciamo questo. Io credo che questo comunque sia positivo, sia un punto di a favore di un confronto che io ho chiesto perché credevo potesse essere utile. Ci saranno molte altre nel corso dell'iter occasioni di confronto, credo ci siano state aperture su molte cose, ho sentito anche l'assessore che sulla scuola, su Verdi, sul canale, insomma c'è modo secondo me di avvicinare posizioni che secondo me già l'altra volta sembravano molto più lontane. Quindi grazie veramente a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie. Grazie, do la parola alla consigliera Scarano della Lega Nord. Prego. C'è? Sì, grazie Presidente, ci sono. Sì, in effetti ringrazio comunque in primis lei Presidente perché sono state due sedute di commissione alquanto corpose, anche complesse da seguire perché alla fine si è trattato di sviscerare un progetto abbastanza ampio nella zona sicuramente più vasta della città per quello che riguarda il comparto delle ex caserme. E l'unica zona poi sulla quale esiste un progetto che è proprio, abbiamo meglio appurato durante queste due sedute in via di definizione e risoluzione. Quindi sicuramente sono stati due incontri molto interessanti perché io personalmente non ero assolutamente a conoscenza se non dopo confronto avuto qualche settimana fa con l'assessore Orioli del progetto in maniera più dettagliata, ma soprattutto sono emerse quelle che sono le preoccupazioni e le legittime richieste di ripensamenti da parte di in prevalenza di comitati che abitano, vivono e conoscono quella zona, ma anche poi di consiglieri di quartiere che in questa fase forse sono addirittura più coinvolti dei consiglieri comunali stessi. Ho ascoltato anche poc'anzi proprio l'ultimo intervento del dottor Brancaccio di Cassa Depositi e Prestiti e ho colto nelle sue parole comunque un barlume di apertura, basti vedere l'esempio che ha fatto ad esempio sui parcheggi e la giustificazione che ha dato alla presenza di un numero che è stato considerato, penso un po' da tutti, forse esagerato di parcheggi che comunque non sono a mio avviso da escludere a priori perché io personalmente mi sono confrontata con molti cittadini che vivono in quella zona e molti di loro mi hanno detto che laddove ci fossero stati eseguiti appunto realizzati i parcheggi loro sarebbero stati i primi interessati a prenderli in affitto o in vendita perché comunque penavano in quella zona pur avendo non so una macchina a famiglia tutte le sere penavano nella ricerca di un parcheggio in zona. Quindi laddove ci sono degli interventi che possono essere visti come inopportuni e dannosi voglio far notare che se limitati a un certo numero possono diventare anche utili e soprattutto richiesti dai cittadini che in quella zona ci vivono.
ho ascoltato anch'io l'apertura sugli spazi verdi e sulle scuole. E penso che sicuramente, Presidente, comunque nei prossimi mesi avremo ancora modo di un ulteriore confronto per definire proprio anche quello che è stato il risultato di questo, di queste due commissioni, appunto se qualche richiesta e qualche modifica sia stata colta nei limiti di quello che si possa cogliere considerando lo stato di attuazione, e quindi mi auguro che non mancheranno occasioni anche nel prossimo mese, nei prossimi mesi, insomma comunque prima dell'estate e prima che si vada a votare un atto per un confronto e per eventuali modifiche ed integrazioni. Grazie. Grazie, do la parola, non ricordo più se aveva introdotto la consigliera Tisselli o il consigliere Sassone. Consigliere Sassone, Presidente. Ah, ecco, del gruppo Fratelli d'Italia. Vi chiedo cortesemente, perché abbiamo ancora... Sarò rapido perché sono state lunghe, ma non per quello, non perché non abbia qualcosa da dire. Mi permetto però di riferire solo questo aspetto. Anch'io ho ascoltato le aperture che sono pervenute da Cassa Depositi e Prestiti sulla possibilità di rivedere alcuni aspetti, però ha detto poi Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto di quello che sono, io le chiamo magari in maniera errata, le cubature, ovvero noi abbiamo acquistato con certi indici, vorremmo mantenere quegli indici. Al netto di questo, il percorso per intervenire su alcune modifiche, che però a mio modo di vedere non devono essere solo di contorno, ma sotto alcuni punti di vista devono essere anche sostanziali, c'è. Io, Presidente, non chiuderei l'udienza conoscitiva, perché abbiamo detto che c'erano altri momenti di confronto, ma io spero che questi momenti di confronto vi siano già da subito tra Cassa Depositi e Prestiti, il Comune, il Comitati e i cittadini, anche al di fuori dalle sede consigliari, e poi trovarci magari noi prossimamente, nei prossimi mesi, insieme al Consiglio Comunale, riconvocando questa udienza conoscitiva per vedere sul campo di preciso come sono proseguiti questi intendimenti, questi accordi, se c'è stata la possibilità. Cioè bisogna passare dalla parola di dire ok c'è apertura ai fatti. Per fare questo Cassa Depositi e Prestiti, il Comune, i comitati dei cittadini si devono mettere intorno a un tavolo e i cittadini dovranno presentare, ma so che sicuramente lo faranno, le loro proposte, e ci dovrà essere però da parte di Cassa Depositi e Prestiti la volontà effettiva di accoglierle, e non solo negli aspetti, così dire, di contorno, ma anche su aspetti dirimenti che secondo me quest'oggi sono emersi. Grazie Presidente. Grazie, va bene, mi faccia una richiesta scritta per mantenere la... Mando una mail domani, Presidente, se permette. Ok, perfetto, grazie. E do la parola al consigliere Colombo del gruppo Partito Democratico. Sì, grazie Presidente, concludo la nostra udienza conoscitiva, dico nostra perché è presentata insieme alla collega Angiuli che l'aveva introdotta la scorsa seduta, anticipando fin d'ora che anche noi riteniamo opportuno, assolutamente, a maggior ragione visto l'esito di queste due sedute, mantenere aperta la nostra udienza conoscitiva. Ovviamente provvederemo a mandare richiesta anche formale di questo. La ringraziamo Presidente, ringraziamo la Giunta, Cassa Depositi e Prestiti, lo studio Tasca, perché grazie a questa interlocuzione abbiamo capito meglio di cosa stiamo parlando e soprattutto abbiamo capito che possiamo veramente intendere questa come una proposta preliminare soggetta a modifiche e miglioramenti. Questo mi sembra un punto fondamentale, un risultato che è stato possibile grazie da un lato all'impegno serio di noi amministratori, di noi consiglieri comunali a voler approfondire anche dandosi delle ore, del tempo, questo piano, sia della mobilitazione che ad esempio il comitato per una nuova caserma Mazzoni, raccogliendo centinaia e centinaia di firme, ha reso possibile, oltre che bisogna darne atto dal punto di vista istituzionale del quartiere Santo Stefano, che si è subito attivato con una presentazione del piano nella propria commissione di quartiere. Ci sono diversi punti per noi da affrontare, da focalizzare, da migliorare, che riguardano senz'altro primariamente la parte pubblica, il tema della mobilità e della viabilità, dei parcheggi, il tema del verde, le funzioni pubbliche mancanti, la valorizzazione del canale di via delle armi, le scuole, quindi davvero molti molti aspetti
che confidiamo possano essere migliorati con un dialogo che comincia ora, perché al di là di tutti gli appuntamenti che ci sono stati dal 2007 ad oggi, è la prima volta che entriamo nel merito di un piano concreto su cui ci si può confrontare, effettivamente al di là delle regole e del quadro generale. Rimane certo il tema però che non posso sottacere anche dal punto di vista invece delle aree private per quanto riguarda gli usi non residenziali e i relativi impatti. Basti dire che forse quella dotazione di parcheggi è un problema di regole del Comune di Bologna, ma forse è un problema anche di standard da garantire per l'accessibilità alle funzioni private lì previste, comprese quelle commerciali direzionali. E il tema della quantità dei volumi che appunto, e su questo mi sembra che non sia stato contraddetto quanto osservavo, i volumi totali edificati che aumentano rispetto alla situazione esistente. Quindi anche questo punto è sicuramente da approfondire. Per tutti questi motivi, insomma, ci dichiariamo soddisfatti di questa prima parte di approfondimento, ma riteniamo che oggi non sia la fine, ma veramente l'inizio di un percorso di confronto, perché non mettiamo in dubbio che ci sia stato un stretto confronto, uno stretto rapporto fra il Comune con i suoi uffici, i progettisti e Cassa Depositi e Prestiti, che come è stato da tutti loro ricordato, ma proprio nel ricordarlo hanno reso evidente che invece il confronto con il quartiere, con il Consiglio Comunale, con la cittadinanza, finora è mancato, e quindi credo che sia giusto adesso passare a questa nuova fase in maniera, come dire, sostanziale e vera, ma mi sembra che la volontà da parte della Giunta ci sia e noi sicuramente la sapremo e vorremo cogliere. Grazie Presidente. E do la parola al consigliere Marco Piazza del gruppo Movimento 5 Stelle. Sì, bene. Grazie Presidente, sarò molto rapido perché i consiglieri che mi hanno già preceduto hanno focalizzato, perché effettivamente siamo all'inizio di un percorso di ascolto, c'è stata un'apertura in cui speravo meglio, devo dire la verità, visto che ho fatto proprio la domanda in corso di discussione mi è stato risposto e ho notato che non mi pare ci sia un intendimento a calare quelle previsioni di insediamento, in particolare quelle quasi 200 abitazioni nuove che andrebbero ad aumentare il carico di residenti in un'area già fortemente antropizzata, già fortemente abitata, e questo è un punto che rischia di portare in quell'area un carico nuovo importante, sia in termini di traffico che di richieste di spazi che sono pochi, e quindi su questo punto ci sarà da approfondire e da lavorare, non c'è dubbio. Come dicevo, hanno già detto i precedenti consiglieri, colleghi, anche io terrò l'udienza conoscitiva aperta, perché è servita per aprire un percorso di approfondimento importantissimo. Ci hanno detto che si sono presi nota di tutte le richieste, ora quindi, visto che i tempi sono assolutamente stretti, come diceva l'architetto Fornalè, ci aspettiamo quindi a breve un nuovo confronto per capire come queste note che sono state, appunto, sono prese nota, sono state integrate nel progetto. In particolare, non c'è bisogno che mi ricordi, che ricordi tutto, perché sono tutti punti estremamente importanti. Mi fa piacere che la riqualificazione del canale di Savena sia stata ripresa, e specificatamente anche dallo studio architettura e da CDP, dicendo che sarà uno dei punti su cui lavoreranno, è un punto che a me particolarmente sta a cuore, ma naturalmente c'è tutta la questione della scuola su cui ci hanno spiegato, parlando delle sezioni, ricordo che c'è anche il refettorio ovviamente nella primaria, quindi mi auguro che abbiano tenuto conto anche quello, che tre sezioni di scuola media o due di primaria, più ovviamente 10 classi, più il refettorio ovviamente, ma immagino che l'abbiano tenuto conto, perché è un di più che c'è nella primaria. Quindi rimango in attesa, le manderò la richiesta di prosecuzione per tenere aperta questo percorso partecipativo, e quindi ringrazio per l'opportunità, e certamente terremo alta l'attenzione su tutte le richieste che abbiamo assolutamente condiviso, e credo che alcune parti saranno probabilmente recepite, ma sulle altre credo che ci sarà un po' di confronto ancora non semplice da portare avanti nei prossimi mesi. Grazie Presidente. Do la parola alla consigliera Palumbo del gruppo misto. Nessuno resta indietro.
Grazie Presidente, io sarò veramente breve vista anche l'ora. E innanzitutto ringrazio davvero tutte le partecipanti e i partecipanti. E, purtroppo devo dire che non sono ottimista, no? Perché l'assessore Orioli e anche l'assessore Mazzanti non mi sono sembrati tanto orientati a rivedere questo progetto se non per fare piccoli ritocchi qua e là. Ecco, per me, come avrete capito quando sono intervenuta precedentemente, non si tratta di fare piccoli ritocchi, perché il problema è la pressione che un nuovo quartiere avrà su quell'area che è già problematica di suo, già densamente abitata. Aggiungiamo praticamente abitazioni, aggiungiamo una pressione antropica e andiamo a eliminare del verde che, anche se spontaneo, anche se selvaggio, è comunque un polmone per l'aria. E, ecco, e per questo motivo ci tengo a seguire i lavori e gli sviluppi di questo progetto, per cui chiedo anch'io di tenere aperta l'udienza conoscitiva e domani provvederò a inviare la richiesta formale. Grazie a tutti. Grazie. Allora, doveva intervenire il consigliere De Biase, che mi ha fatto pervenire un comunicato per cui non doveva staccarsi, quindi non può chiudere, diciamo, come consueto, e quindi passo direttamente alla consigliera Clancy del gruppo consigliare Coalizione Civica. Consigliere Martelloni, io ero intervenuta in dibattito mentre il consigliere Martelloni conclude. C'era scritto prima Clancy di Martelloni sul foglio, niente, prego. Nessun problema. Prego, grazie, grazie Presidente. In realtà le mie conclusioni saranno molto stringate, perché la consigliera Clancy e il consigliere Begay hanno detto molte cose che diciamo corrispondono al mio punto di vista. Dovendo concludere brevemente questa udienza, io rileverei tre elementi fondamentali. Primo elemento, oggi c'è stato un confronto franco, e rispetto a questo tipo di confronto ci sono delle disponibilità a affrontarlo in modo civile, ascoltandosi reciprocamente. Al di là di questo dato molto doroteo, mi pare che in particolare sull'ex caserma Mazzoni si misurino oggi due ipotesi diverse, due ipotesi diverse di città, due ipotesi diverse di partecipazione dei cittadini, due ipotesi diverse di priorità. E quindi accanto al confronto civile, credo che la caserma Mazzoni sarà anche un campo di scontro tra ipotesi diverse. Terzo elemento, mi pare che questo campo di contesa non sarà, non può essere, questo mi pare che oggi in qualche modo sia stato sottolineato da tanti, troppi, perché l'elemento sia ignorato, non può essere un campo di contesa tra sole forze politiche, perché esistono forze sociali che anche spontaneamente si organizzano nella società e che vogliono dire la propria sull'idea di città che vogliono, sullo sviluppo dei quartieri che abitano, vogliono riempire di senso l'idea di partecipazione cui anche questa amministrazione sembra tenere molto. Su questo elemento, come Coalizione Civica, terremo molto alta l'attenzione, ma questi tre dati mi fanno esprimere una soddisfazione per l'andamento generale della discussione, ripeto, non in termini di superamento delle contraddizioni o di soddisfazione per gli orientamenti della Giunta, mi sembrerebbe di poter dire anzi, ma diciamo sono contento che siano finalmente emerse, che si siano palesate la eterogeneità delle posizioni, dei punti di vista e anche la ferma volontà di sostenerli. Grazie Presidente. Bene, oddio. Bene, abbiamo concluso le richieste dei consiglieri, quindi io a questo punto chiuderei la commissione, sono le 19:15 e
fateci pervenire per iscritto il fatto di tenere aperta la commissione, che riprogrammeremo in base un po' al proseguimento, insomma, di questo progetto. Grazie a tutte le persone che sono intervenute e buona serata, buona cena. Ciao a tutti.